Buongiorno e ben arrivati ad questo evento misto, in parte in presenza, in parte in collegamento su Zoom, e però avremo anche persone collegate su Facebook che ci seguiranno, dal titolo PNRR e diabete. Questo evento è un evento che noi facciamo qua all'Hotel Nazionale a Roma ed è un evento che raccoglie, come vi farò vedere dopo, quelle che sono state le risultanze delle analisi e delle idee che sono emerse dalla situazione della presa in carico dei pazienti diabetici nelle varie regioni italiane, sia per ciò che riguarda le criticità, sia per quanto riguarda la situazione che sono in corso di modifica o di evoluzione, sia per quanto riguarda le cosiddette call to action da prendere. Io per questo ringrazio Elena Frattolin, che è presidente del coordinamento regionale dell'Associazione Diabete Friuli Venezia Giulia, Rodolfo Lena, che è presidente della settima commissione politiche sociali e salute della Regione Lazio, Mario Nieddu, assessore dell'igiene sanitaria e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Saverio Mennini, che è professore di economia sanitaria e economia politica della Research Director Economic Evaluation and Health Technology Assessment della CEIS, dell'Università di Studi di Roma di Trafficata, che è presidente della Società Italiana di Health Technology Assessment. Poi noi avremo due tavole rotonde, i cui temi principali sono, ve li leggo subito, accesso e gestione condivisa delle terapie innovative a livello territoriale, l'accesso ai device, come ridurre l'attuale disuguaglianza e rimborsabilità, la diagnostica di primo intervento nella medicina territoriale, come organizzarla, la casa della salute, distretto, USCA, farmacie e servizi, qual è il nuovo ruolo e quale competenza, la digitalizzazione nella filiera del diabete, come implementare, a che punto siamo, ricordiamo che vi sono una serie di investimenti importanti per quanto riguarda il PNRR, la seconda tavola, gestione dei device di monitoraggio nel territorio diffuso, nuovi parametri di monitoraggio, in particolare attenzione al timing range che sta diventando fondamentale per la gestione ottimale del paziente diabetico, aderenza al percorso di cura e programmazione delle risorse. A queste tavole rotonde partecipano Elisabetta Alti, che è vice segretario della sezione provinciale FIMG Firenze e direttore del Dipartimento di Medicina Generale dell'Auda della Toscana Centro, Federico Bertuzzi, che è direttore della struttura complessa di diabetologia ospedale ASST di Guardia di Milano, Luca Del Re, presidente dell'associazione INSU di Pordenone, Graziano Dicianni, che è coordinatore dell'area diabetologica dell'Università Toscana Nord-Ovest, direttore di diabetologia di Livorno, presidente nazionale AMD, Francesco Colasuono, che è responsabile del registro di monitoraggio AIFA, centri prescrizione, sezione farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa della Regione Puglia, Francesco Gabrielli, che è direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità, Stefano Genovese, che è responsabile dell'unità di diabetologia e endocrinologia e malattie metaboliche del RIS Centro Cardiologico Monzino, Concetti Irazzi, che è professore ordinario all'Università degli Studi di Magna Grecia di Catanzaro, Raffaele Mancini, che è direttore dell'unità operativa semplice di strutture dipartimentali di diabetologia e dietologia dell'ASP di Catanzaro, Massimiliano Petrelli, diabetologo della clinica di endocrinologia, azienda ospedaliera unita, ospedali uniti Ancona, referente alla rete diabetologica marchigiana presso l'Agenzia regionale Sanità Marche, Vincenzo Provenzano, che è direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna e diabetologia di impianti microinfusori dell'AUS 6 di Palermo, ospedale civico di Partenico, Dario Pitocco, che è direttore dell'unità operativa semplice di diabetologia policlinica gemelli di Roma, Rita Lidia Stara, che è membro del comitato direttivo di Diabete Italia, presidente della Federazione Diabete Emilia Romagna, Giancarlo Tonolo, che è che è referente SIM della Regione Sardegna e direttore della struttura complessa di diabetologia ASL della Gallura, Riccardo Trentin, che è presidente della Federazione delle Tessere di Diabete e TSODB, e Ugo Tram, che è responsabile farmaceutico protesica della Regione Campania. Allora, io sono Claudio D'Anonso, direttore scientifico di Motore Sanità, ringrazio tutti di essere presenti qui a questo evento, mi permetto di fare un'introduzione in scenario su quelle che sono state le risultanze di questa roadmap che abbiamo fatto nelle varie regioni. Se possiamo andare con la prima diapositiva, vai avanti. Allora, il diabete viene
la morte definita la malattia cronica, per, come dire, il paradigma delle malattie croniche, perché il suo impatto gestionale è davvero rappresentativo di una cronicità complessa che riguarda poi non solo il diabetologo, ma anche altri specialisti che intervengono nella cura di questi pazienti, soprattutto in età più matura. Esso rappresenta la prima causa di cecità e amputazione non traumatica degli arti inferiori, la seconda causa di insufficienza renale terminale fino alla dialisi o al trapianto, e la concausa di metà di quelli che sono gli infarti e gli ictus cerebrali. International Diabetes Federation nel 2019 indicava circa 463 milioni di adulti tra i 20 e i 79 anni con diabete nel mondo, e di quelli diagnosticati, perché poi esiste comunque una parte di sommerso di pazienti diabetici che non sanno di esso, è una prevalenza in continuo aumento. Si parla nel 2045 di 700 milioni di persone che avranno diabete nel mondo, soprattutto un diabete di tipo 2. Allora, per quanto riguarda il PNRR, che è stato un po' il tema che ha accompagnato quella che è la possibilità futura di migliorare la presa in carico di questi pazienti, noi abbiamo fatto questa roadmap come nelle varie regioni, come vi ho detto precedentemente, per stabilire qual è la situazione vera nel nord, nel centro e nel sud Italia. Abbiamo quindi affrontato quelle che sono le principali criticità, le best practices, call to action da implementare a livello nazionale. E vedete che abbiamo messo una serie di faccine per andare a individuare quelle che sono le situazioni più critiche e invece quelle che sono le situazioni più virtuose, che possono rappresentare un benchmark anche per tutte le altre regioni. In sintesi, da quello che è venuto fuori, vi è una disomogeneità di accesso nella regione ai device di monitoraggio, specie per i pazienti con diabete tipo 2, e nell'accesso ai farmaci dopo l'anno 800. Vi è una certa difficoltà anche da parte della medicina generale, la prescrizione è stata rilevata che il rapporto tra specialistica e medicina generale può essere uno degli elementi importanti per far sì che la medicina generale sempre di più vada a prescrivere questi farmaci, che tra l'altro noi li definiamo innovativi, ma fra poco qualcuno scade il brevetto e tra l'altro hanno meno effetti collaterali di molti altri farmaci. I singoli sistemi sanitari regionali hanno criteri e regole difformi nel mettere in campo strumenti di innovazione e risorse necessarie per garantire le migliori cure. Il panel ha chiesto particolare focus, perché pare vi sia una maggiore criticità di implementazione su alcune regioni, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia, la Sardegna, Emilia Romagna e l'Umbria. Ricordiamoci che per esempio la Sardegna è l'enclave nel mondo per quanto riguarda i diabetici tipo 1, insomma, rappresenta la maggiore incidenza in assoluto. La disparità di applicazione della digitalizzazione e l'accesso all'interoperabilità dei sistemi nelle diverse regioni, che sono passi necessari da compiere per il futuro, per mettere anche alla luce del finanziamento dedicato al PNRR, che stanzia numerosi miliardi per quanto riguarda la sanità digitale. Il lento aggiornamento dei PDTA, che non segue la rapidità delle evidenze scientifiche legate all'innovazione, per esempio la revisione del posizionamento e utilizzo di dispositivi di monitoraggio e di farmaci di ultima generazione, che segue le evidenze dei sistemi di digitalizzazione e dei farmaci appunto di 900. Le strategie del Piano Nazionale di resilienza, ripresa e resilienza, il ruolo delle case di comunità nei PDTA del diabete in futuro, chi farà cosa? E chi nella filiera assistenziale starà dentro il sistema interoperabile. La programmazione delle risorse necessarie ancora per silo di spesa, continuano a dire, ieri il ministro è intervenuto all'evento nazionale delle aziende del farma, e ancora detto che ormai è una situazione antiquata ragionare per silo di spesa, ma di fatti la situazione attuale dal punto di vista economico sono ancora realizzate per silo di spese e per obiettivi a breve termine, non a medio e lungo termine. E i silos non tengono conto delle evidenze di valore, l'Health Energy Assessment sull'impatto delle tecnologie innovative nel percorso di cura. Questo è ancora più grave dopo la situazione del Covid, che dovrebbe aver insegnato che in realtà prima viene la salute e poi l'economia. Non c'è economia se manca la salute. Il disastro della pandemia ha creato gli impatti economici non indifferenti. Purtroppo questo però, come dire, passata la festa, in realtà ce lo si dimentica e oggi si torna a ragionare in termini proprio di ristrettezze economiche. Il basso livello di considerazione
e di coinvolgimento del paziente nella valutazione di valore, per esempio i vantaggi delle basi di monitoraggio di farmaci in 800 e le strategie organizzative. Avere dei sistemi flash non significa solo migliorare la qualità di vita dei pazienti, perché poi farsi pungere il dito 4-6 volte al giorno non è mai piacevole, ma soprattutto significa avere un maggiore time in range e quindi riuscire a gestire molto meglio quello che è la situazione del paziente diabetico. Quali sono le call to action dal percorso macro-regionale che sono emerse? Una è quella di snellire le procedure di burocrazia, ad esempio i tempi terapeutici, più tempo, quindi per dare più tempo da dedicare al malato. Un sistema burocratico più snello favorirebbe l'aderenza alla terapia, oltre che migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei caregiver. Un'equità di accesso alle cure e all'innovazione. Ogni singolo sistema regionale deve mettere in campo gli strumenti necessari per garantire su tutto il territorio stesse opportunità di cura nel rispetto delle evidenze scientifiche e dei criteri di sostenibilità. Riscrivere le regole e criteri di prescrizione per garantire l'accesso uniforme a tutti i dispositivi legati al diabete, come è già avvenuto con l'800 per i farmaci. È fondamentale poi però monitorare che questo avvenga in tutti i territori regionali attraverso indicatori ad hoc. Cioè, dal momento che noi riscriviamo le regole, è necessario poi avere però dei parametri di monitoraggio, perché se no non riusciamo mai a capire quello che segue e quello che succede nelle varie situazioni regionali. Lo strumento del percorso di diagnostico terapeutico assistenziale, che ricordiamo è diverso dalle linee guida. Le linee guida danno degli indirizzi di carattere meramente scientifico. Il PDTA comporta anche la presa in carico del paziente, il patient journey e anche la questione assistenziale e sociale nei confronti del paziente stesso, che deve essere in grado di chiarire ruoli e responsabilità all'interno della filiera di cura per migliorare la presa in carico e la gestione dei pazienti con diabete in ogni territorio. Quindi il suo aggiornamento deve essere rapido. Se oggi noi abbiamo delle innovazioni che permettono, l'abbiamo di continuo, stiamo arrivando addirittura quasi al pancreas artificiale con la sensoristica e l'iniezione, no, in automatico in rapporto alla sensoristica stessa. Oggi non possiamo pensare che il PDTA di 10 anni fa deve essere quello di adesso, perché in realtà l'innovazione medica è fondamentale soprattutto in un'area come questa. La home delivery, l'attuale sistema di erogazione di farmaci e dispositivi è troppo legato ai centri specialistici, situati quasi sempre nelle grandi città, ma dobbiamo ricordare che buona parte dei diabetici non vive nelle città, vive anche al di fuori della città. Le opportunità per il PNRR, per migliorare l'offerta sanitaria e la qualità della vita dei cittadini con diabete, sono necessarie però linee strategiche di indirizzo nazionali che puntino a diminuire la disuguaglianza di qualità delle cure che persiste, come abbiamo visto prima, come vi ho detto prima, sul territorio italiano. Il coinvolgimento dell'associazione dei pazienti esperti, diventa fondamentale anche per quanto riguarda l'accesso alle pratiche di acquisizione di farmaci e di dispositivi. A legare per intenderci, in ogni regione è fondamentale anche nella fase strategico-programmatoria. Infine, una formazione in particolare sulle nuove tecnologie, questo diventa importante, occorrerebbe strutturare ogni livello, cioè insegnare il paziente a utilizzare le nuove tecnologie che sono fondamentali. Quali sono però le aree di forza regionali che sono emerse? Vi sono delle best practices che sono importanti. Dal confronto, per esempio, emerso in campagna, tutti i centri di riferimento regionale per il diabete hanno partecipato a una serrata formazione su nuove tecnologie, fondamentale per implementare l'utilizzo della corretta prescrizione dei device di monitoraggio. Dal confronto emerso tra l'altro in Lombardia, Campania, Toscana, vi è stato un impegno nel semplificare le delibere di giunta per portare la salute del cittadino al centro. Esempio corretto numerico e previsionale per quanto riguarda i diabeti di tipo 1 e tipo 2 nelle procedure di acquisto. Dal confronto emerso, la Toscana, sin dal 2020 con la sua ASA, ha prodotto dati di Health Technology Assessment pubblicati nel 2021 sul risparmio ottenibile attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di monitoraggio glicemico. In diversi territori ha attivato inoltre la televisita, che risulta anche fondamentale, come il Covid ci ha insegnato, per la gestione di una parte dei pazienti con diabete. Alcune però abbiamo necessità di implementare alcune situazioni regionali e alcuni punti di implementazione del lavoro svolto in regione hanno evidenziato che dal confronto emerso il Friuli Venezia Giulia risulta essere attualmente l'unica regione d'Italia a rimborsare tecnologie solo per diabete di tipo 1, e è emerso proprio esattamente 5 giorni fa un articolo sui giornali in cui diceva che la Friuli Venezia Giulia non ha soldi per assicurare queste tecnologie anche per diabete di tipo 2. Dal confronto emerso in Emilia Romagna la tecnologia viene rimborsata per diabete di tipo 1 e tipo 2 con restrizioni, cioè in questi ultimi sono i pazienti in regime insulinico basal bolus, cioè della, con, come sapete meglio di me, il regime basale più per quanto riguarda i pasti, l'aggiunta di insulina rapida, ma
Immagino che l'Emilia Romagna è una di quelle regioni più restie a utilizzare la tecnologia stessa. Dal confronto emerso poi in Puglia si deve chiarire quando si sbloccherà la situazione su centri prescrittori, ancora del tutto bloccata. Avere centri prescrittori in realtà è un po' antesignano, bisogna cambiare l'organizzazione in quella regione per quanto riguarda la situazione del preso in carico del paziente diabetico, arrivare a una vera rete diabetologica importante, quindi rete dei centri di diabetologia, attivazione della telemedicina, riduzione dei ricoveri per diabete che in Puglia rappresentano ancora un elemento importante. Quindi mi permetto poi di dare alcuni quesiti per il panel degli esperti che poi ricalcano quello che ho detto prima. Accesso uniforme e gestione condivisa delle terapie innovative a livello territoriale, come ridurre l'attuale burocratizzazione del sistema, dalle note AIFA ai piani terapeutici. Accesso uniforme ai device, come ridurre l'attuale disuguaglianza e rimborsabilità. Diagnostica di primo intervento alla medicina territoriale, come organizzarla, quale sviluppo, quale formazione per implementarla. PNRR, ospedale, case della salute, distretti, USCA, farmacie e servizi, qual è il nuovo ruolo, quali competenze, quale digitalizzazione e interoperabilità nella filiera del diabete, a che punto siamo e come implementare. La gestione delle basi di monitoraggio nel territorio diffuso, l'utilità del controllo di nuovi parametri, il time and range diventa il parametro, uno dei parametri fondamentali di significato con le ricadute cliniche e anche economiche che questo ne accompagna. L'aderenza al percorso di cura nella prevenzione delle complicanze, come monitorarla collegando tutti gli attori alle filiere, infine una programmazione vera delle risorse, appropriatezza e sostenibilità, come passare dai DRG a prestazione al DRG di percorso. Ormai tutti quanti dicono che, come dire, anche qui i silos di pagamento tra ospedale e territorio non permettono di avere la presa in carico dal punto di vista economico dei pazienti cronici, quindi bisognerà inventarsi, come dire, nuove forme di retribuzione, tipo il bundle payment del sistema anglosassone, qui chiamiamoli come vogliamo, ma che in qualche maniera vada a delimitare tutto il percorso del paziente diabetico. Come vedete, è quasi un libro bianco che ne può emergere da quelle che sono state la roadmap, e io credo che questo lo metteremo a disposizione di tutte le istituzioni, anzi lo faremo, e naturalmente questa giornata ulteriormente rafforzerà quella che è stata un'analisi molto accurata nei vari territori, su cui in qualche maniera emerge che bisogna in qualche modo e sicuramente nel futuro, date anche i soldi stanziati, intervenire. Io mi taccio, vi chiedo scusa se sono stato un pochino lungo, ma era quello che è emerso veramente il territorio, al di là di quello che si dice, di quello che si pensa e così via. Quindi era giusto mettere a disposizione di tutti, di quelli che ci seguono, sia come relatori o come invitati su Zoom, sia su Facebook. E per questo io quindi do la parola a Elena Frattolin, che è Presidente del Coordinamento Regionale dell'Associazione Diabete Friuli Venezia Giulia, una delle regioni che in qualche modo ha qualche problema per quanto riguarda la prescrizione dei dispositivi, e a cui do la parola e la ringrazio di essere qui con noi. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio per questo invito. Sono qui per portare anche i saluti dell'ingegner Nervo, che è presidente di Diabete Italia e di tutto il Diabete Italia. L'ingegner Nervo non poteva essere presente per impegni pregressi, quindi mi ha delegato e io cercherò di stare collegata il più tempo, maggior tempo possibile, anche se non sono sicurissima di riuscire a stare fino in fondo, e quindi eventualmente mi scuso se dovrò scollegarmi in anticipo. Il tema del percorso ostacoli del paziente diabetico e di come può cambiare grazie al PNRR, che prevede investimenti per nuovi modelli di assistenza, innovazione della rete ospedaliera e trasformazione digitale, è un tema ampio, come abbiamo visto dall'introduzione che ha appena fatto e di cui la ringrazio, perché è un tema che tocca tantissimi argomenti. Ovviamente oggi forse non riusciremo a sviscerarli tutti, però partiamo da un concetto. Sappiamo tutti che il diabete è una patologia a forte impatto sulla salute delle singole persone, ma anche di tutta la famiglia in realtà, ed è anche una patologia che provoca un onere economico impegnativo sui sistemi sanitari. Abbiamo visto quali sono i costi diretti, quali sono i costi indiretti. La persona che convive poi col diabete spesso non ha solo il diabete, spesso convive con più patologie. E questo, oltre a incidere sulla spesa sanitaria, ovviamente incide, o almeno dovrebbe incidere, e con l'innovazione verso la quale stiamo andando, io spero che inciderà, deve incidere sulle modalità di presa in carico del paziente, perché dobbiamo individuare nuovi modelli assistenziali, eventualmente anche virtuali se ci serve, che si prendano carico della persona nella sua globalità, non in forma parcellizzata come succede oggi, perché le persone che vivono con più di una condizione
hanno bisogno di un approccio globale, oggi si direbbe olistico addirittura, per ridurre il peso della malattia sulla persona e anche risparmiare in realtà. Il modello assistenziale, quindi più corretto, forse in questi casi, dovrebbe essere incentrato sulla persona, non essere focalizzato come succede oggi sulla singola malattia. E in questo modo miglioreremo sia l'esperienza della persona, sia la qualità di cura, sia il costo dell'assistenza sanitaria globale. Abbiamo detto che il 5,3% della popolazione italiana vive con diabete, questo significa più di 3 milioni e mezzo di persone, anche se sappiamo che questo dato non è reale, perché per ogni 3 persone con diabete ce n'è una che non sa di averlo, e probabilmente quando lo scoprirà forse avrà già sviluppato anche delle complicanze e quindi altri costi. Questo quindi ci dice che dobbiamo innovare anche il modo in cui facciamo prevenzione e il modo in cui diffondiamo la conoscenza della malattia, dei suoi sintomi, perché fare diagnosi precoce non solo è etico, non solo permette alle persone di vivere meglio e più a lungo, ma riduce anche i costi assistenziali. Quindi quando parliamo di innovazione, io sono una che pensa subito alla tecnologia, perché amo la tecnologia o ai farmaci innovativi, ma in realtà dobbiamo pensare all'innovazione un po' a 360 gradi, perché è vero che tra i pazienti che sono stati già diagnosticati almeno la metà o più della metà, credo, non raggiunge un buon controllo glicemico, e questo getta le basi per un aumento dei costi, ovviamente, per questi pazienti nell'immediato futuro. Già così la spesa, abbiamo detto, 10 miliardi di euro l'anno di costi diretti, 11 di costi indiretti, numeri veramente impressionanti. Il PNRR ci dice che possiamo investire su nuovi modelli di assistenza e andando a investire su questi nuovi modelli non dobbiamo dimenticare che la disparità di accesso alle cure, alle innovazioni, non riguarda solo i paesi poveri, riguarda anche l'Italia stessa. Noi abbiamo una disparità di accesso incredibile tra le varie regioni, ma anche tra le aree diverse di una stessa regione. Ci sono aree più o meno disagiate, aree collegate in maniera meno efficiente, centri più importanti. Ricordiamo che abbiamo 21 regioni e 21 sistemi sanitari differenti, con conseguenti disparità e non equità di accesso alle cure. Questo fatto incide profondamente sull'aspettativa di vita alla nascita delle persone. I dati, credo fosse l'ultimo rapporto dell'Ibdo, ci ha detto che in Campania, un cittadino che nasce in Campania già alla nascita ha un'aspettativa di vita di 2,7 anni in meno rispetto a un cittadino che nasce in Trentino. Ora siamo tutti italiani, questo non è assolutamente ammissibile, su questo dobbiamo agire, anche su questo dobbiamo agire come innovazione. Poi per queste persone che magari vivono nelle aree disagiate dovremo sviluppare la medicina di prossimità, e il PNRR ci permetterà anche questo se lo facciamo bene, perché noi abbiamo dei centri specialistici che sono un'eccellenza a livello europeo, ma adesso dobbiamo definire le regole con cui gestire i pazienti sul territorio, le regole con cui far operare i medici di medicina generale e le modalità con cui questi potranno interfacciarsi con gli specialisti. Abbiamo avuto la pandemia, ci ha fatto così provare la pandemia l'utilizzo della telemedicina, abbiamo visto che gli specialisti possono adottare il teleconsulto per consultarsi fra di loro, e questo è un'opportunità irrinunciabile che abbiamo imparato a usare e che non dobbiamo assolutamente perdere. Con i numeri delle persone che sono affette da diabete, è evidente, e l'abbiamo visto anche nella presentazione, che la sfida per il futuro è quella di rendere sostenibili gli interventi, perché abbiamo visto che non solo in Italia, ma in tutti i paesi avanzati, il ritmo di crescita della spesa sanitaria è sempre superiore a quello della crescita economica, e quindi la sostenibilità degli interventi è fondamentale. Però questa sostenibilità, questo concetto, non deve essere limitato alla sola dimensione economica, perché la dimensione economica finanziaria è una delle dimensioni che possono minacciare la sostenibilità dei nostri sistemi. Noi dobbiamo mettere in atto delle innovazioni a 360 gradi, innovazioni che chiediamo da tempo nell'organizzazione dei servizi, nell'accesso ai farmaci e ai dispositivi, come abbiamo detto, ma anche nella formazione del paziente e nella formazione degli operatori, ovviamente. Il controllo di spesa negli obiettivi di programmazione sanitaria bisogna prendere in considerazione
un complesso di fattori, sia che parliamo di dispositivi, di trattamenti farmacologici, di accessi ospedalieri, di altre prestazioni, i decisori sanitari devono valutare l'appropriatezza di questi interventi su tempistiche lunghe. Parliamo di una malattia cronica. Oggi le tempistiche su cui ragioniamo sono sempre tempistiche troppo brevi. Dobbiamo spalmare il ragionamento su tempi paragonabili a quelli della malattia. Dobbiamo capire cosa succede a un paziente che percorre uno scenario e pazienti che percorrono altri scenari con altri dispositivi, con altri farmaci, con un altro tipo di assistenza. Perché se noi continuiamo a ragionare su tempi limitati a 3-4 anni, non ne usciamo dal punto di vista della sostenibilità. Quindi sì, innovare, ma innovare a 360 gradi, potenziando le persone, parliamo sempre di empowering del paziente, potenziando, migliorando la loro conoscenza, riprogettando i modelli di assistenza sanitaria. Dobbiamo fare uno sforzo, anche questo è innovativo, per comprendere che cosa costituisce valore per il paziente. Sì, l'accesso alle cure, sì, l'accesso ai dispositivi, sì, l'accesso ai farmaci, ma anche che cosa costituisce valore per le istituzioni in genere, la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. E anche per gli specialisti, per cui deve essere garantita la libertà della scelta terapeutica. Quindi un approccio più globale. E poi ci sono i dati. I dati non li utilizziamo a sufficienza. Abbiamo parlato prima dei sistemi di monitoraggio, del timing range. Noi dobbiamo utilizzare i dati che provengono dai monitoraggi o dai dati che provengono dall'assistenza sanitaria per dimostrare che quello che facciamo è efficace e per intraprendere una strada piuttosto che un'altra, se quella strada si manifesta come una strada efficace a tutto tondo sul paziente. Quindi anche l'utilizzo dei dati, l'utilizzo dei big data, dell'intelligenza artificiale ci dovrà permettere di personalizzare gli interventi sanitari, anche quello. Quindi una valutazione dell'innovazione però a 360 gradi. Io non mi fermerei solo ai farmaci e alle tecnologie, che sono importantissime, che sono forse quelle a cui io sono più affezionata, ma penserei a un modo innovativo di approcciarci al paziente a 360 gradi, valutando i costi della sostenibilità su tempistiche lunghe. Dottoressa Frattolini, ancora una domanda. Il Friuli Venezia Giulia, poi sentiremo anche gli altri amici e colleghi collegati dalla sua regione, è una regione autonoma e non partecipa al fondo, per esempio, per l'innovativo livello oncologico, li mette in tasca propria, così come i non oncologici. E cosa che invece la Sicilia, pur essendo, ha fatto una scelta di tipo diverso. E adesso però viene fuori che non, la regione non ha i soldi per comprare, cioè, forse una revisione anche dei termini programmatici di politica in questo senso magari non sarebbe male, perché insomma va benissimo, io sono per l'autonomia, ma l'autonomia deve essere poi permettere la gestione e offrire ai pazienti le stesse cose che hanno gli altri, non, le altre regioni non autonome nel resto d'Italia. Non so cosa ne pensa. Equità di cura, equità di accesso alle tecnologie mi sembra indispensabile, no? L'ho detto, abbiamo 21 regioni, 21 sistemi sanitari differenti, e questo non è equo nei confronti dei pazienti. Il Friuli Venezia Giulia ha un problema con l'accesso ai device di monitoraggio per i pazienti di tipo 2. In realtà abbiamo ricevuto sempre garanzia che questo verrà realizzato, che anche i pazienti di tipo 2 accederanno. Questo che è uscito l'altro giorno è un articolo forse un po' anche così provocatorio, perché in realtà ci viene data garanzia che accederanno. In realtà abbiamo una gara bloccata da più di 2 anni, prima per la pandemia, poi per altre problematiche, e io mi aspetto che quando questa gara arriverà a conclusione i pazienti di tipo 2 della nostra regione possano, quelli insulino trattati, perché di quelli si sta parlando, possano accedere al monitoraggio in continuo o monitoraggio flash, a seconda delle caratteristiche che verranno descritte poi nel bando di gara. Ma credo, sono fiduciosa che questo succederà. Diciamo che abbiamo un blocco della gara che riguarda non solo questo, che forse è, diciamo, la punta dell'iceberg per cui è uscito l'articolo del giornale, riguarda anche determinati device, per esempio in Friuli Venezia Giulia l'Omnipod, il microinfusore patch, quello senza catetere, pure è bloccato da 2 anni, e sempre per problemi relativi alla gara o relativi all'accesso alla gara,
precedente dell'azienda che non si era presentata per l'Omnipod e quindi è stato bloccato. Io sono fiduciosa che le cose andranno in porto in maniera positiva da questo punto di vista. Devo dire che per quanto riguarda gli altri device non c'è nessuna limitazione, anzi forse siamo una delle regioni con accesso più facilitato e quindi mi aspetto che le promesse verbali vengano messe in pratica nell'immediato futuro. Sono fiduciosa, forse grazie, idealista. Grazie del suo intervento. Grazie. Allora, Assessore Nieddu, buongiorno, ben arrivato, è collegato? Sì, buongiorno, eccomi. Buongiorno Assessore, grazie di essere tornato qui da noi a Motore Sanità. Allora Assessore, la Sardegna è un luogo in cui, è una regione in cui il diabete, soprattutto di tipo 1, rappresenta un'enclave, quindi una realtà estremamente importante, ma naturalmente ha anche un percentuale come le altre regioni di diabete di tipo 2. Cosa avete fatto? So che vi siete, come dire, impegnati negli ultimi tempi, sia per quanto riguarda i nuovi dispositivi che permettono un time and range, quindi una gestione del paziente diabetico migliore, sia per quanto riguarda la nota 100. Quindi chiederemo a lei che cosa pensate di fare anche con i soldi del PNRR e qual è la reazione anche alla medicina territoriale, non solo all'uso dei dispositivi per quanto che sono in capo agli specialisti, ma anche per l'uso sul territorio dei farmaci cosiddetti innovativi, che ormai innovativi non sono più per quanto riguarda il diabete. Prego Assessore, grazie. Grazie a voi, grazie per l'invito. Intanto, più che quello che pensiamo di fare, cominciamo da quello che abbiamo già fatto, che non è poco secondo me, perché anche con il riconoscimento di tutte le associazioni credo che abbiamo invertito la rotta finalmente in Sardegna. Per cui abbiamo provveduto a garantire la tecnologia Flash a tutti i 24.000 pazienti diabetici insulinodipendenti in terapia insulinica multiniettiva e questo credo sia già un grande passo avanti. Sul fronte di quello che si diceva prima, cioè del controllo quindi anche della malattia nel medio, nel lungo periodo, che garantisce poi quella forma di risparmio virtuoso che è data dalla riduzione sicuramente delle complicanze, quindi della modifica sostanziale del quadro patologico che, portando a riduzione delle complicanze, porta a un risparmio di risorse e quindi garantisce, aumenta il quadro della sostenibilità nel trattamento di questa patologia cronica, che in Sardegna, come giustamente ricordava lei, è insomma, una patologia di grande impatto, anche per quello che riguarda i costi sul nostro sistema sanitario regionale. Quindi un provvedimento importantissimo. Adesso stiamo, le ho qui davanti a me perché sono state appena trasmesse nella borsa di giunta digitale, quindi alla prossima giunta, che potrebbe anche essere quella di stasera, verranno approvate le nuove linee guida della gestione della malattia diabetica con relativamente in particolare alla prescrivibilità delle nuove e vecchie tecnologie, per cui abbiamo modificato radicalmente anche quelle. C'era un blocco sostanziale nella prescrivibilità delle tecnologie in Sardegna e con questa delibera superiamo completamente anche questo blocco. E credo che anche questo sia un passaggio molto importante nella direzione che dicevo prima. Poi per quello che riguarda il PNRR, ovviamente anche noi siamo impegnati, come tutte le altre regioni, a garantire il percorso di investimenti sostanziosi che ci garantisce il PNRR e abbiamo già modificato, noi ancora prima del DM77 in Sardegna avevamo licenziato il nostro nuovo piano regionale dei servizi sanitari. L'abbiamo fatto addirittura, come ho detto, precedendo il DM77, ma poi abbiamo constatato che per gran parte i due percorsi sono sovrapponibili. Ovviamente il territorio diventa nuovamente protagonista, ma non protagonista a scapito dell'ospedale. Noi abbiamo declinato un modello completamente alternativo. Superiamo il dualismo, come dire, di scontro tra il modello ospedalocentrico e quello del territorio centrico. Noi mettiamo al centro non più il sistema, il modello, gli operatori. Il centro del nostro sistema sanitario regionale sarà il cittadino, la sua famiglia e i suoi bisogni di salute. Tra l'altro abbiamo licenziato anche il piano dei servizi alla persona in contemporanea, sono due anelli
di un'unica catena che garantisce l'integrazione sociosanitaria, che per quello che riguarda le patologie croniche ovviamente è un, come dire, non può che essere la base di partenza per una gestione corretta del sistema e delle risorse, sia umane che economiche, in un quadro devastante e desolante che è quello di carenza di risorse a livello nazionale e soprattutto carenza di risorse umane a livello nazionale, e la nostra regione non fa, come dire, non fa eccezione, perché anche da noi le risorse umane purtroppo sono difficili da reperire. E ovviamente mi riferisco sia alla dirigenza medica che anche a tutte le professioni sanitarie del comparto. E questo ovviamente dà ancora maggiore risalto, mette in maggiore risalto e dà un significato ancora maggiore a tutte queste operazioni di sistema che noi stiamo mettendo in campo in mezzo a, una, come dire, a un quadro così desolante che, tra le altre cose, continua a vedere la pandemia farla un pochino da protagonista, perché, come tutti sapete, c'è una recrudescenza pandemica e questo non ci lascia tranquilli. Però il fatto che noi, nonostante abbiamo da gestire la pandemia, abbiamo un sistema con carenza di risorse sia umane che economiche, apro chiudo una parentesi fuori di polemica, lo Stato ci deve ancora, a noi regioni, 3,8 miliardi di risorse Covid già spese e non ristorate. Questo perché lo dico, non perché voglio fare polemica, ma perché gli interventi che ho sentito prima richiamavano all'equità, che abbiamo, si diceva che abbiamo 21 sistemi sanitari regionali, in parte è vero, in parte è anche giusto che ci sono, che ci siano delle specificità regionali che vanno tutelate e vanno anzi, come dire, attenzionate e sostenute. E quindi io non vorrei che ci fosse uno spirito centralizzatore dietro le nuove politiche del governo, spero che non sia così, perché in regioni non siamo assolutamente disposti a tornare indietro su quello che è stata la regionalizzazione dei sistemi sanitari regionali, che devo ricordare a tutti hanno garantito anche nell'attuale quadro pandemico una resilienza dei vari sistemi che ha consentito alle regioni e alla nazione di superare l'emergenza pandemica in maniera anche abbastanza brillante. Detto questo, torniamo un pochino al quadro del PNRR, quindi dicevo abbiamo licenziato il piano dei servizi sanitari e ovviamente il territorio avrà la sua, come dire, finalmente avrà il riconoscimento del suo ruolo fondamentale, soprattutto nella gestione delle patologie croniche. Nel sistema il cittadino con la sua famiglia e i suoi bisogni sociosanitari, questo è quello che noi abbiamo declinato, entra da una delle, qualunque delle tante porte di accesso che sono consentite, viene preso per mano dal sistema, la presa in carico globale garantisce per ogni patologia, compresa quella diabetica, una presa in carico globale che consentirà al paziente di essere libero da tutte quelle incombenze, quegli orpelli che invece oggi deve affrontare, perché il paziente oggi deve andare a soddisfare, cercare la soddisfazione dei suoi bisogni di salute in autogestione. Questo da noi non sarà più così, sarà il sistema che si farà carico della gestione delle esigenze sociosanitarie di tutti i nostri pazienti. Credo che sia una rivoluzione copernicana e credo che anche dal punto di vista della gestione delle patologie croniche, quindi della malattia diabetica in particolare, che da noi è molto rappresentata, credo che sarà una nuova concezione con nuova operatività che darà grandi soddisfazioni al sistema. Assessore, tra l'altro a comprova di quello che lei dice, infatti voi come conferenza Stato-Regione non avete firmato quello che prima si chiamava DM71, adesso come avanzamento si chiama 77. DM77. Non è che non abbiamo, qui c'è, no, c'è una piccola storia dietro che sì. va raccontata perché è importante. Allora, noi non eravamo ovviamente, eravamo contrari a dare l'intesa alla bozza che ci è stata presentata, perché è stata modificata in corso d'opera. Adesso, sempre fuori di polemica, però ormai chi mi conosce lo sa, è un discorso che io vado facendo da quando ricopro questo ruolo. In Italia la politica sanitaria non la fa il Ministero della Salute, non la fanno gli assessori regionali, ma la fa il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Un piccolo accenno quindi alla sostenibilità e alla equità dei sistemi, ripeto, se non ci sono le risorse, si faceva riferimento al Friuli che
può garantire certe tecnologie, mi pare di capire, perché non ha accesso, come d'altronde non ce l'ha la Sardegna, tutte le regioni autonome non hanno accesso a alcune fonti di finanziamento. E questo non è giusto, perché è questo che fa la differenza poi tra i vari sistemi, e non può garantire equità tra i vari sistemi sanitari regionali. Allora, di questo, della garanzia base dell'equità, se ne deve fare carico il governo. Certe cose non devono essere, da certe fonti di finanziamento, neanche le regioni a statuto speciale devono essere escluse, mai. Abbiamo fatto delle scoperte interessanti anche noi della Sardegna, come la provincia autonoma di Bolzano, ci siamo resi conto che addirittura molte volte ci vengono negate delle spettanze che ci sono dovute, e quindi ci sono delle cose che vanno riviste. In quest'ottica noi, non di contrapposizione, comunque di interlocuzione accesa col MEF rispetto al finanziamento del vecchio DM71, poi diventato DM77, abbiamo ritenuto che non si dovesse dare l'intesa, proprio perché non erano certe le fonti di finanziamento. E quindi su questo non abbiamo ritenuto opportuno dare l'intesa. Peraltro solo la Campania ha negato l'intesa, noi poi c'eravamo un po' tutti, come dire, schierati sul fronte dell'intesa, anche se io stesso ero stato uno di quelli più contrari. Poi c'era stato un richiamo alla responsabilità del presidente Federica e c'eravamo un po' adeguati. La Campania ha ritenuto non si dovesse dare l'intesa, e così il DM77 è passato senza l'intesa delle regioni. Però l'intesa è stata negata per veduta, e non a cuor leggero, proprio perché c'era una inadeguatezza dal punto di vista delle fonti di finanziamento. Sì, infatti voi avete posto i 5 quesiti a cui avete chiesto una risposta da parte del Ministero, ma soprattutto dal MEF, e non vi è stato risposto, soprattutto perché, tornando al PNRR diabete, se costruiamo le strutture poi non ci saranno gli infermieri o non potremo continuare a gestire. Questo è un ulteriore aspetto, sì, sul quale poi stiamo cercando di intervenire. Noi per esempio in Sardegna abbiamo già aperto un'interlocuzione con le nostre due università, la facoltà di medicina, che formano i medici e anche le professioni sanitarie. Abbiamo chiesto per esempio un aumento della capacità formativa per quello che riguarda gli infermieri di comunità di famiglia, che sono figure, insomma, un po' oggi, ancora oggi in Italia sono figure un po' come l'araba fenice, che non ci sono, e quindi senza quelle sicuramente non saremmo in grado di abitare tutte queste case della comunità, ospedali di comunità che stiamo andando ad aprire da qui al 2026. Grazie Assessore, grazie del suo intervento, buon lavoro e complimenti. Grazie. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Allora, Elisabetta Alti, vice segretario della sezione provinciale della FIMG Firenze, se vuol venire qui al tavolo, le pongo anche dal lato della sua esperienza, che è importante, una domanda un po' precisa, cioè qual è la diagnostica del primo intervento a medicina territoriale, come organizzarla, quale sviluppo, quale formazione per implementarla? Abbiamo visto che tra l'altro il sommerso è abbastanza importante, uno su tre non sa ancora di essere diabetico, intercettarlo il prima possibile con quello riguardo è fondamentale. A lei la parola, prego. Più quello che naturalmente vuole aggiungere per quanto riguarda. Certo, allora ringrazio per l'invito. Abbiamo già visto come in realtà il ruolo del medico di medicina generale è stato già citato più volte, quindi abbia veramente un'importanza determinante anche nella nuova organizzazione. La nuova organizzazione che deve prevedere un cambio di prospettiva. Un cambio di prospettiva che sia innanzitutto passare dalla culturale, passare dalla prestazione alla presa in carico. Abbiamo sentito i relatori che mi hanno preceduto, le persone che sono intervenute, parlare di presa in carico da parte dei team multidisciplinari e comunque del sistema. Però mi permetto di dire come... Scusate, chiudiamo solo... perfetto, prego. Come si può realizzare questa presa in carico a livello del territorio? Quali sono gli strumenti? Quindi è questo il nostro obiettivo, vedere tramite PDTA, quindi dei percorsi, chi fa cosa, e avere gli strumenti, non solo strumenti per la diagnostica di primo livello, quindi benissimo l'eco office,
Eco Office che deve servire al medico di medicina generale, ovviamente, ma ce ne sono già tanti, dietro adeguata preparazione, a fare che cosa? A fare un aiuto, a aiutare nel momento dell'esame obiettivo e quindi un aiuto nella diagnosi, nel momento in cui il paziente viene visitato e magari occorre un controllo a livello della circolazione degli arti inferiori che noi possiamo fare, o per esempio a livello dell'apparato polmonare per vedere per esempio un versamento, ma anche riuscire a capire e riuscire a fare una diagnosi differenziale per la sintomatologia presentata. Quindi sicuramente strumentale Eco Office, spirometria, sappiamo benissimo che il diabete, l'abbiamo visto nell'introduzione, non è purtroppo la sola malattia che la persona può presentare, la comorbidità è direi la regola specie via via che si aumenta con l'età, quindi non solo i giovani ma anche a 70-80 anni è la normalità e a volte la multimorbidità è la normalità. Quindi eco, quindi spirometria, ovviamente elettrocardiografo che già si trova nei nostri studi, ma è implementare questo, implementare quindi la possibilità di diagnostica di primo livello, ma anche l'informatizzazione, quindi il collegamento tramite la telemedicina con chi? Con il paziente per la televisita, ma anche con lo specialista. Abbiamo ricordato il teleconsulto. Già in molte regioni, e soprattutto grazie anche alla pandemia, siamo riusciti a costruire proprio dei percorsi strutturati, quindi rendere struttura, rendere sistema questa modalità, non solo l'evento spot, in modo che il paziente diventi veramente il centro della presa in carico e si possa realizzare una medicina personalizzata e una medicina di precisione. Tramite che cosa? La realizzazione di questi team multidisciplinari e multiprofessionali che però abbiano gli strumenti. Quindi benissimo il cambio di prospettiva culturale che però deve avere un cambio di prospettiva organizzativo, ma reale. Quello che prima ci è stato mostrato, ci è stato detto, il PNRR, sì, ci dà delle indicazioni, ma noi dobbiamo riempirlo di contenuti, dobbiamo soprattutto mettere a sistema determinati percorsi, strutturare questi percorsi non più in base alla prestazione, ma a una presa in carico che necessita di strumentazione e di informatizzazione per realizzare questa rete clinico-assistenziale. Senza dimenticare che cosa? Che il medico di medicina generale, grazie alla continuità nel rapporto, per il rapporto di fiducia, la prossimità e l'accessibilità, può anche relazionarsi con la parte sociale determinante, soprattutto quando il nostro paziente diabetico invecchiando mostrerà quelle fragilità e quelle mancanze di autonomia che per forza renderanno obbligatorio anche coinvolgere la parte sociale nel percorso clinico assistenziale. Ancora una domanda, dottoressa Alti, grazie anche di questo preciso intervento, come al solito, perché la sua esperienza è molto importante e significativa. Ma un point of care in cui si faccia emoglobina glicato, glicemia, per esempio nei paesi del nord, medicina generale, general practitioner nel territorio hanno la point of care per la PCR, per cui pungono il dito, se inferiore a 20 non danno l'antibiotico, se maggiore di 20 invece danno l'antibiotico, hanno abbattuto il 70% degli inutili utilizzi di antibiotici nel territorio. Ecco, non trovo che possa essere, per far emergere il sommerso, il paziente che arriva, perché poi io l'emoglobina glicata vado alla mia farmacia sotto casa a farla, quindi forse nel caso di comunità sarebbe bene che queste cose ci fossero anche per quanto riguarda il diabete stesso. Prego. Certo.
anche della Toscana, ma anche in altre, un aumento della prescrizione dei farmaci legati alla nota 100. Quindi vuol dire che sta entrando. È chiaro che deve essere modulato anche la prescrizione stessa da che cosa? Dall'emoglobina glicata o comunque dalla risposta che il paziente ci dà a quella terapia. La possibilità di farlo subito, di nuovo la PCR, di nuovo per esempio altri tipi, sto pensando a molte altre valutazioni. Un semplice emocromo, quante anemie noi potremmo intercettare, certo, da sintomi. Quindi sicuramente non auspicabile, ma doveroso. Grazie, dottore Cialti, grazie, grazie del suo intervento. Federico Bertuzzi, si può venire qua, direttore della struttura complessa di Vettologia Ospedale di Guardia di Milano, una grande realtà. La digitalizzazione nella filiera del diabete diventerà sempre più importante, nel senso che poter trasmettere dati, fare teleconsulto, televisita, mettere a fattor comune nella rete diabetologica i dati stessi diventerà importante, soprattutto con l'introduzione non solo dei farmaci innovativi, non chiamare più innovativi, ma con la nota 100, ma anche con i dispositivi medici che dovrebbero in qualche maniera poi nel futuro anche con l'internet delle cose, insomma, collegarsi con il loro e mettere sempre più in collegamento lo specialista con la medicina del territorio. Qual è la sua esperienza a proposito? Cosa ne pensa? Oltre, naturalmente, poi dica quel che vuole per quanto riguarda naturalmente il presidente. Prego. Certo, la digitalizzazione della sanità rappresenta sicuramente uno strumento molto importante per migliorare il processo di gestione del paziente con diabete nell'ISO. La digitalizzazione favorisce ad esempio una medicina di prossimità, una medicina del territorio, e questo abbiamo visto in questo periodo di pandemia quanto possa essere importante per ridurre l'affollamento degli ospedali. E una digitalizzazione favorisce anche il coinvolgimento del paziente nel processo di cura, l'empowerment del paziente, l'autonomizzazione del paziente. E queste due caratteristiche, l'autonomizzazione del paziente e la medicina di prossimità, sono due degli elementi che costituiscono un po' la base di tutti i modelli di gestione della patologia cronica. E la digitalizzazione favorisce anche la continuità di cura, per esempio, soprattutto nei pazienti che hanno una riacutizzazione della loro patologia, pazienti malati di malattia cronica come il diabete, che hanno una riacutizzazione della patologia. Quindi sicuramente favorisce anche il contenimento della spesa. Quindi ha una serie di vantaggi indiscutibili per la gestione di un paziente cronico, tanto più un paziente con diabete. E la digitalizzazione nella storia del diabete parte da lontano. Pensiamo che nella diabetologia italiana tanti centri hanno condiviso una cartella clinica elettronica da anni. Abbiamo dei sistemi di gestione in cloud delle glicemie già da anni. E pensiamo ai microinfusori, tanto che oggi la digitalizzazione nella gestione del diabete è una realtà consolidata. Oggi sappiamo che ci sono dei microinfusori che vengono gestiti da un programma di intelligenza artificiale e che gestiscono automaticamente la secrezione, il rilascio di insulina per ottimizzare il compenso glicemico non diabetico, grazie a un programma di intelligenza artificiale. E pensiamo anche alle televisite. Noi abbiamo tante realtà in tutta Italia, ormai stanno facendo le televisite. Nella nostra esperienza noi siamo partiti 6 anni fa con visite via Skype, oggi abbiamo un programma, un applicativo di Aria della regione, e abbiamo visto che utilizzando questo sistema gratuito per il paziente, integrato con il sistema sanitario, per cui c'è una ricetta dematerializzata che permette di accedere al servizio, abbiamo visto una significativa riduzione del compenso glicemico, miglioramento del compenso glicemico, riduzione della glicata, e i pazienti hanno riferito un elevato grado di soddisfazione con una riduzione dei costi e una riduzione del tempo speso per la gestione della loro patologia. E quindi con l'indicazione alla corretta fenotipizzazione del paziente, a definire qual è il paziente che possa essere correttamente, a cui possa essere correttamente proposta questo tipo di gestione, ma sicuramente rappresenta una straordinaria opportunità. E poi ricordiamo il telemonitoraggio. La Società Italiana di Diabetologia Lombarda ha attivato un programma che coordina i più grossi ospedali ad un'attività di telemonitoraggio per vedere qual è il carico assistenziale, il carico organizzativo, anche ai fini poi di richiedere un rimborso a livello, un riconoscimento a livello regionale. E abbiamo visto che questa è un'opportunità importante di gestione di un paziente che si riacutizza in condizioni di acuzie in una situazione di cronicità.
Sì, e per quanto riguarda questa bellissima esperienza che avete portato avanti, la formazione del paziente all'utilizzazione dei nuovi device, la fate in ospedale, cosa succede? Viene il caregiver, viene il paziente, come vi siete organizzati? Sì, abbiamo attivato dei programmi di collaborazione con le aziende e con le associazioni dei pazienti. Per esempio ci sono dei corsi online fatti in collaborazione con le pazienti, con le associazioni dei pazienti, che recuperano alcuni processi educativi, alcuni messaggi educativi nei pazienti. Abbiamo delle attività in collaborazione con le aziende e poi chiaramente c'è il team diabetologico alla base. Penso che sia una cosa importante sia anche l'interazione con i medici di base. Nei nostri PDTA, quello per esempio del microinfusore, del pedidiabetico, la gestione della donna in gravidanza, abbiamo coinvolto proprio nella definizione del PDTA aziendale proprio i medici di base, di medicina generale, che quindi con i quali abbiamo individuato, abbiamo fatto una revisione per esempio degli spazi nostri a disposizione in base alle classi di priorità delle richieste, abbiamo anche fatto dei corsi educativi perché loro possono in qualche modo anche contribuire alla gestione dei pazienti cronici, insomma penso che questa interazione sia effettivamente strategica per la gestione del paziente con patologie croniche. E quindi in definitiva il PDTA lo aggiornate in rapporto anche con l'evoluzione della tecnologia, della medicina, insomma. Certo, allora questo è un aspetto molto critico. Allora, i PDTA, tutti i processi organizzativi che gestiscono una tecnologia in rapido sviluppo devono in qualche modo essere rivisti. Se noi pensiamo che un sistema di HTA a volte viene completato su un prodotto tecnologico quando già è uscito il modello successivo, capiamo che il processo organizzativo di un HTA, i PDTA, anche diciamo la gestione delle gare, la gestione del riconoscimento dei prodotti a rimborso, devono essere tutti rivisti nella gestione della tecnologia, con della tempistica che sia adeguata al rapido sviluppo della tecnologia. E questo garantisce poi una appropriatezza anche e soprattutto poi offrire ai pazienti dei prodotti aggiornati che siano adeguati anche allo sviluppo tecnologico. Grazie dottor Battuti, grazie della sua esperienza che è fondamentale, è un benchmark importante e che faremo naturalmente esaltare anche nel documento finale sulle call to action che manderemo alle istituzioni, grazie. Allora Luca De Re, dottor De Re buongiorno, presidente associazione in su Pordenone, collegato no? Sì, è collegato. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, lo sento, buongiorno, devo riattivare il microfono, buongiorno. Allora, la domanda che lei faccio è questa, l'accesso ai device in una regione come il Friuli e come ridurre l'attuale disuguaglianza di rimborsabilità, perché c'è anche un problema di rimborsabilità dei device stessi che incide sull'utilizzo dei medesimi anche. Prego. Sì, diciamo che come è già stato detto, noi siamo fermi alla gara che dovrebbe, almeno ci hanno dato queste rassicurazioni che dovrebbe essere sbloccata a breve, però come stavamo parlando anche con Elena tempo fa, insomma queste rassicurazioni diciamo vorremmo che passassero al dunque, diciamo di queste rassicurazioni ce ne facciamo un po' una ragione, non arrivano, si parla sempre adesso dalla primavera, si parla diciamo come si può dire dall'autunno col nuovo anno e avanti. Adesso io non voglio metterla su un tavolo politico perché non ha proprio nessun senso, però insomma poi il prossimo anno ci troveremo anche ad affrontare il cambio di giunta e il cambio di giunta, anzi permetto le votazioni, non il cambio di giunta, non è detto, ci troveremo questo, quindi molto probabilmente saranno anche impegnati su questi fronti, ci auguriamo che si sblocchi al più presto. Poi, come dicevo, questo diciamo problema di accesso riguarda, come si può dire, soprattutto il diabete di tipo 2, perché in realtà noi come associazione giovanile con i nostri ragazzi abbiamo diciamo l'accesso alla tecnologia, però siamo fermi per dire al Libre 1, la regione non ci riconosce, dico Libre 1, scusatemi se faccio nomi di prodotti, ma in questo momento sulla tecnologia flash questo sembra essere diciamo il maggior
diciamo il maggiore esponente. Sappiamo che c'è il Libre 2 che dà gli avvisi, anche questa cosa, anche questo prodotto qua adesso è totalmente a carico delle famiglie, chi vuole accedere a questo prodotto. Poi vabbè, per carità, abbiamo i sensori, i microinfusori, adesso si stanno rifacendo queste cose, è chiaro che non possiamo dirci che ci troviamo in una brutta regione, però sarebbe appunto il caso di portare avanti questi discorsi e riuscire, diciamo, a rendere la tecnologia disponibile a un ampio numero di persone, perché come abbiamo visto ho partecipato a diversi forum, ci sono due aspetti importanti: l'aderenza alle terapie l'aderenza alle terapie vorrebbe dire un maggior costo per quanto riguarda il Ministero della Salute. Purtroppo però, come è anche stato detto più volte, ci sono due aspetti: uno è il Ministero delle Finanze, il MEF, d'altra parte il Ministero della Salute. Fino a quando questi due enti non si parlano tra di loro e non riescono a capire che alla fine fanno parte del sistema Italia, difficilmente si riuscirà a trovare la quadra del sistema, perché i medicinali, i device, tutto quanto riguarda la spesa è in carico al MEF, mentre in teoria i soldi che spenderebbe in più il MEF andrebbero a sgravare, diciamo, i conti del Ministero della Salute, perché spenderebbe meno nelle cure, negli ospedali e, diciamo, in tutti quelli che possono essere gli effetti, se vogliamo chiamarli, collaterali del diabete. Per questo motivo, diciamo, per noi ha anche una molta, molta importanza l'aderenza alla cura. Mi sono confrontato tempo fa con i dottori del nostro team diabetologico, nella quale abbiamo fatto presente l'importanza del team diabetologico, che non è formato, non è una cosa piramidale che parte dal dottore e sotto il dietista, il psicologo e le associazioni, ma siamo, passatemi il termine, tutti sullo stesso livello, dove ognuno ha il suo ruolo. È chiaro che il dottore ha un ruolo fondamentale, il diabetologo ha un ruolo fondamentale, perché è colui che analizza i dati e porta avanti, però diciamo anche la dietista ti dà un'indicazione della terapia da seguire, dell'alimentazione, ma se alla fine il paziente, come succede in certi casi, strappa i device o non vuole aderire alla terapia, abbiamo fallito. Quindi in questo campo ci troviamo anche a avere, diciamo, un ruolo fondamentale dello psicologo e dell'associazione, che io in qualità di presidente devo fare il mio ruolo di associazione, ossia colmare quel gap che c'è fra tutto questo, diciamo, sistema, fra la sanità, il psicologo e il dietista, e creare degli eventi in maniera tale di poterci confrontare con le persone. A volte noi vediamo le nostre famiglie che si sentono sole, perché quando succede, diciamo, l'esordio del diabete, queste famiglie cadono in una sorta di baratro e si rendono conto che probabilmente sono soli e sembra di essere soli al mondo. Invece, diciamo, l'associazionismo serve proprio per questo, per far vedere che ci sono altre famiglie, altre situazioni, confrontarci su temi molto semplici, ma adesso la pizza come facciamo, che bollo fai, che bollo non fai, che poi non sono indicazioni terapeutiche, ma sono solamente un pur parlè, come si può parlare di calcio, si può parlare della, cioè, la nazionale di calcio, ormai sappiamo benissimo che tutti siamo esperti in tutto, però ecco, questo, diciamo, è il ruolo dell'associazione, creare gruppi e riuscire in questa maniera a far sentire meno sole le persone e portarle a le persone, le famiglie, i bambini, i ragazzi, e portarli ad avere, diciamo, più aderenza alle terapie. Purtroppo l'altra volta avevo lanciato il discorso della scarso accesso ai device, che comunque rimane, siamo ancora in sospeso, diciamo, per queste cose qua, però l'altra cosa che oggi emerge totalmente è la mancanza dei fondi per lo psicologo. Noi come associazione paghiamo lo psicologo per i nostri ragazzi, lo paghiamo noi come associazione. Se non ci fosse l'aiuto di qualche comune, come ringrazio il comune di Pordenone che ci dà dei contributi per aiutarci nel nostro progetto, le varie altre associazioni che ci finanziano, ma di fatti sono dei costi che ricadono interamente sulle spalle delle associazioni. Secondo me anche questa è una cosa, diciamo, passatemi il termine, non voglio dire vergognosa, però diciamo da allarmante.
Si parla di PNRR, di case della salute o di case di comunità che vanno abitate, ecco, diciamo andrebbero abitate, ma diciamo il PNRR prevede i muri, però bisogna anche costruire, diciamo, i servizi al suo interno, quindi sarebbe opportuno che all'interno di queste case della comunità ci fossero anche queste professionalità. Diciamo, non vorrei dilungarmi oltre perché male. No, però, solo un consiglio, ma lo sa meglio di me. In campagna elettorale si ottengono più cose, per cui sotto campagna elettorale. Quindi questo è il momento di pigiare anche Friuli Venezia Giulia, insomma. Sì, va, diciamo che stiamo pigiando tutti quanti, ognuno fa il nostro lavoro, però è chiaro che si ottengono delle cose, ma soprattutto si ottengono delle promesse. Ed è questa la cosa che no, ma in un anno possono farlo tranquillamente, i device possono arrivare in un anno, anche lo psicologo, insomma. Quando si parla di un anno, per noi utenti è un'era geologica. Lo so. Per cui, diciamo, lo sappiamo bene. Bene. Grazie De Re, grazie a voi. Allora, dottor Diciani, coordinatore dell'area meteorologica della Luce Toscana Nord-Ovest e direttore della meteorologia di Livorno, a Livorno. Diciamo che l'accesso alla gestione condivisa delle terapie innovative a livello territoriale qualche volta è gravata anche da una burocratizzazione, come abbiamo detto, eccessiva. Quindi come ridurre l'attuale burocratizzazione del sistema, dalle note AIFA ai piani terapeutici, cioè come facilitare il vostro lavoro all'interno del territorio stesso. Prego. Grazie all'invito. Io parlo, sì, la mia esperienza di Livorno, esperienza di lavorare in Toscana, ma vorrei dare un quadro più generale di quello di cui stiamo parlando. Ho sentito prima l'assessore della Sardegna, ora il responsabile dell'associazione di Pordenone, e lei parlava di campagna elettorale, forse riusciamo a strappare qualcosa. Dobbiamo uscire da quest'ottica. È inutile, ci difendiamo la regionalizzazione della sanità, difendiamola pure, ma i risultati sono questi. Noi abbiamo 600 punti di erogazione diabetologici in Italia e il team di cui parlava il presidente prima è presente sia noi in 300, pur essendo vincolata a una legge nazionale l'assistenza del diabete 87, a un piano nazionale del diabete 2012. Esistono regioni intere, esistono circa 300 punti di erogazione in cui c'è solo il diabetologo. Dici, manca lo psicologo, sì, manca l'infermiere, manca il dietista. Quindi abbiamo un quadro veramente frastagliato e questo poi si riflette sull'organizzazione, si riflette addirittura sull'erogazione dei farmaci. Ci sono regioni in cui i farmaci entrano subito, i farmaci nuovi, altri in cui ancora devono entrare, pur essendo approvati dall'AIFA da oltre un anno. Perché abbiamo la commissione regionale, abbiamo la commissione aziendale. Ecco, difendiamo questo sistema, a me sembra indifendibile. Cioè, noi a livello nazionale dobbiamo avere un protocollo unico che garantisca l'accesso alle cure in maniera equa per tutti, indipendentemente da dove il cittadino sia residente. È chiaro che poi nell'ambito delle tecnologie questa differenza si vede ancora di più, perché sulle tecnologie gravano dei costi, ma non possiamo fermare lo sviluppo delle tecnologie, non possiamo pensare di curare il diabete tipo 1 senza tecnologie, ormai lo dicono tutte le linee guida. E io quando vado in regione a commissione dico sempre, è come pensare ormai di ritornare al telefono fisso e lasciare lo smartphone, non è più possibile. L'evoluzione è questa. Poi lo allarghiamo ai diabetici tipo 2 in terapia multiniettiva. In Toscana questo avviene già da tempo, in altre regioni no. Ma io credo che non può essere diverso. In alcune parti poi ci sono, in alcune ASL sì e in alcune ASL no. Se poi affrontiamo la cura nel suo complesso, vogliamo parlare di piedi diabetici, anzi la inviterei per le prossime iniziative a fare dei focus sull'assistenza per il piede diabetico, perché forse nessuno ce l'ha presente, ma in Italia ci sono 7.000 amputazioni all'anno per piede diabetico, quindi siamo a dati molto impressionanti.
Quindi parliamo anche di queste cose e ne verrà fuori un quadro che è frastagliato. Ci sono momenti in cui una regione è più fortunata, momenti in cui un'altra forse fa un piccolo sorpasso, come diceva il presidente prima, c'è la campagna elettorale, noi forse strappiamo qualcosa, ma si vota sempre in Italia, quindi non è possibile. La burocratizzazione, se l'AIFA ha approvato un prodotto, un farmaco, deve essere recepito da tutte le regioni, altrimenti che senso ha avere un prontuario regionale, a volte addirittura un prontuario di ASL o un prontuario ospedaliero? E questa è la semplificazione. Quando l'AIFA ha approvato un farmaco, così come l'applicazione, l'HTA, diceva bene lei, l'HTA lentissima, approva uno strumento quando è uscito poi il successivo. E se una gara dura 4 anni, ma 4 anni nella tecnologia è un'eternità. Su queste tecnologie noi andiamo avanti con una gara per 4 che poi si prolunga a 5, a 6, perché poi è difficile fare anche le commissioni per le gare. È difficile per una serie di vincoli e di paletti che creano incompatibilità in una regione sì, magari in una no. Ritorniamo allo stesso discorso, ma è un problema trovare commissari, perché persone non vogliono essere vincolati da una serie di legami, di lacci e lacciuoli che praticamente compromettono l'attuale, il normale processo di formazione, quindi una serie di vincoli. E poi c'è il problema del personale, quindi non solo del team. Noi nei prossimi 5 anni come AMT abbiamo fatto un'indagine assieme a SID, mancheranno 550 diabetologi, lasceranno il servizio, quasi il 20%. Quindi o troviamo nuovi sistemi di reclutamento e di formazione, altrimenti tutte queste parole che stiamo facendo sono tutte in previsione del PNRR, che prevede la struttura di Casa della Salute comunità, ma non fa riferimento al personale, il sistema va in tilt, perché non avrà il personale per garantire, a cominciare dai medici, perché andranno in pensione 552 diabetologi attualmente operati. Dalle scuole di specializzazione ne escono un centinaio all'anno tra endocrinologia e diabetologia. Vogliamo parlare anche di questo, della formazione universitaria, della formazione post-universitaria. Cioè parlare solo di un aspetto, come può essere quello dei device, Sì, certamente lodevole, ma qui o affrontiamo il problema nella sua interezza, o altrimenti vediamo solo dei pezzi in cui ogni volta registriamo le differenze tra regioni, come sta succedendo stamattina. Grazie. Grazie, Graziano Diciani. Tanto ti saluto perché ci siamo visti l'ultima volta in Emilia Romagna, l'ultima volta ci siamo visti degli anche in Piemonte. In Piemonte. Grazie, Graziano. Sante parole, perché senza, come dire, le risorse umane non si fa assolutamente nulla, oltre a tu metti il problema organizzativo di tuoi posti. Grazie. Allora, Francesco Colasuono, bentornato a Motore Sanità. Casa della Salute, distretti, USCA, farmacie e servizi, quale sarà il nuovo ruolo loro, le competenze, come pensate di superare un'organizzazione un po' adattata che quella dei centri prescrittori in Puglia, e quindi di arrivare a una rete diabetologica che permetta, come dire, un territorio diffuso realmente in regione Puglia stessa. Buongiorno a tutti. La parola, prego. Buongiorno a tutti. Voglio fare una premessa, un saluto veloce a tutti i partecipanti, all'organizzazione, sempre attenta, come dico sempre, Motore Sanità, sempre attenta a determinate patologie, quindi oggi diabete. Porto i saluti dalle istituzioni, porto i saluti dall'assessore, dottor Rocco Palese, al capo dipartimento, direttore, dottor Vito Montanaro, e il dottor Paolo Stella. Voglio fare una precisazione al relatore che mi ha preceduto. Sì, ci sono differenze tra regioni e regioni, ma vi sono delle indicazioni da parte di AIFA. Ve ne cito la determina la 1535 del 2017, da indicazioni sul farmaco, sui criteri dei farmaci innovativi. Tutti la conosciamo,
farmaci innovativi, sul bisogno terapeutico, sul valore aggiunto, sul valore terapeutico aggiunto e sulle qualità delle cure. Quindi capire se un farmaco, dobbiamo scindere fra capire se il farmaco è innovativo o un farmaco nuovo. Quindi diciamo, non è la stessa cosa, quindi innovatività è un farmaco se è un farmaco nuovo. Noi Regione Puglia siamo quindi da 2 anni molto attenti a mettere a disposizione i nuovi farmaci o i farmaci innovativi. Sui farmaci innovativi tutti sappiamo che c'è la legge 189 del 2012 che anche bypassando temporaneamente la CTRF, quindi per la presa in carico nel nostro puntuale terapeutico regionale, che lo ricordo a tutti, la Regione Puglia, ne facciamo una riunione al mese, quindi andiamo a regime sulla commercializzazione di questi nuovi farmaci. Quindi siamo molto attenti, mettiamo a disposizione dei nostri operatori sanitari, quindi dei centri prescrittori, questi nuovi farmaci o farmaci innovativi. In massa invece ai centri prescrittori, che si diceva la Regione Puglia sta andando gradualmente a individuare i centri prescrittori. Abbiamo un tavolo tecnico all'ARES, quindi l'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia, che ha stilato sia le linee guida per la relativa prescrizione di questi nuovi glucometri, di queste strisce reattive e su tutto i dispositivi per il diabete. Infatti oltre al questo tavolo tecnico che si riunisce spesso all'ARES, ha definito i criteri oggettivi riferibili a specifiche sottocategorie di pazienti sulla base dei quali i prescrittori potranno quindi orientare e customizzare in base al paziente la scelta di attribuzione tra le 5 di glucometri che sono stati aggiudicati. Noi abbiamo 5 glucometri, ma non perché in base anche al prezzo, ma in base proprio alle specifiche sottocategorie di pazienti. Ma non soltanto, è stato rideterminato la quantità massima concedibile di ausili consumabili, quindi strisce, lancette, aghi, rispetto a quanto stabilito in una vecchia delibera regionale del 2011. E su questo poi la nostra sezione, che io mi occupo proprio dei piani terapeutici di tutti i farmaci, abbiamo quindi predisposto la nostra sezione un nuovo modello di piano terapeutico che quindi in base anche alla tipologia di questi ausili, in base anche poi stiamo andando a governare anche la prescrizione anche al territorio. Quindi partiti, questo lo ha deciso il tavolo tecnico, quindi implementare i centri prescrittori, la prescrizione di questi tramite il nostro piano terapeutico, che anche ai centri prescrittori distrettuali, quindi portare dalla deostrizzazione al domicilio del paziente. Quindi è stato fatto un piano terapeutico specifico per questi ausili, e questo piano terapeutico è in fase di implementazione nel nostro sistema informativo regionale DOC. Grazie, dottor Colasuono. Adesso io chiederei alla professoressa Concetta Irace, che è professore ordinario dell'Università di Studi della Magna Grecia di Catanzaro. Faccio anche a lei la vostra esperienza per la digitalizzazione della filiera del diabete e come sta evolvendo la presa in carico sia per quanto riguarda i device che l'applicazione della Nota 100 in Regione Calabria per ciò che riguarda i pazienti diabetici stessi, e cosa state facendo per far emergere il sommerso che, come in tutte le altre regioni, esiste anche naturalmente nella Regione Calabria. Prego. Grazie mille, grazie in particolare agli organizzatori per l'invito. È sempre per me un piacere poter discutere di questi argomenti. E già, diciamo, in realtà è stato detto tanto, è stato detto quello che si deve fare, quello che si dovrebbe fare, quello che in alcune realtà è già stato fatto, e siamo ovviamente contenti per quelle realtà. Qui in Calabria, diciamo, la situazione non è assolutamente semplice per quello che riguarda l'implementazione della digitalizzazione, nel senso che
Come per tutti quanti, il Covid ha dato una grande spinta a dover fare qualcosa, perché noi sappiamo che il diabete è una malattia cronica, i pazienti non potevano essere abbandonati, quindi dovevano essere seguiti, e ci siamo inventati di tutto, come è accaduto nelle altre regioni, e quindi ci siamo visti via Skype, via WhatsApp e tutte le altre varie possibilità che al momento gli strumenti ci mettono a disposizione. Tuttavia le cose non funzionano così, quindi noi singolarmente come azienda ospedaliera universitaria abbiamo iniziato un progetto di telemedicina, ma un progetto che si basa sull'adesione ad un fondo di ricerca, quindi è una cosa che al momento sta funzionando perché abbiamo avuto modo di attivare una piattaforma dedicata, quindi parliamo di un software che ci consente di raggiungere i nostri pazienti, e i pazienti ci consentono ovviamente, consente ai pazienti di raggiungere noi, su cui scambiamo informazioni, scambiamo dati, riusciamo a condividere per esempio anche lo scarico delle informazioni che vengono dai sensori, e quindi ne discutiamo direttamente in tempo reale con i pazienti. Ma io sono fortemente preoccupata, perché quando questo progetto di ricerca sarà terminato, nel senso che i fondi dedicati a questo progetto di ricerca sarà terminato, prevedo che ritorneremo di nuovo, diciamo, a quelle strategie che sono state in precedenza utilizzate, perché temo, diciamo, nella poca lungimiranza dei nostri payers e dei politici che regolano ovviamente le attività. Per quanto riguarda quello che ci dice il PNRR, ovviamente lo sappiamo bene, lo sappiamo tutti, è stato ampiamente detto, e quindi il ruolo praticamente della digitalizzazione nell'ambito del PNRR è a qualsiasi livello, a partire dalle reti di prossimità, e quindi integrare praticamente sistemi digitali nelle case di comunità, nell'ospedale di comunità, ovviamente a casa del paziente, perché questo prevede la rete di prossimità, cioè praticamente creare un anello dove, forse già è stato detto prima, nessuno ha un ruolo, diciamo, prioritario. Probabilmente c'è qualcuno che può avere un ruolo manageriale, che nel caso specifico dovrebbe essere il diabetologo, ma tutti quanti sono rilevanti, quindi è rilevante il paziente, è rilevante il caregiver, è rilevante l'associazione, è rilevante ciascun elemento del team, è rilevante il distretto, è rilevante il burocratico. Quindi questa rete di prossimità ovviamente deve cercare di aggregare tutti quanti, e così anche il medico di medicina generale. Anche qui noi abbiamo fatto un'esperienza, ma è un'esperienza isolata, nel senso che noi come diciamo azienda ospedaliera universitaria ci siamo messi in rete con i medici di medicina generale, soprattutto per quello che riguarda l'assistenza al paziente con il diabete di tipo 2, che rappresenta la stragrande maggioranza del diabete in Italia, e che, diciamo, è un po' meno smart rispetto al diabete di tipo 1, anche se noi isoliamo quelli che sono in terapia insulinica intensiva. Però grazie praticamente a questa collaborazione siamo riusciti a creare questa joint venture, che sicuramente ha portato un beneficio a noi, io direi, prima di tutto come centro della cura per il diabete, e soprattutto anche i pazienti. Ma quello che noi stiamo, diciamo, riscontrando è che i pazienti sono contenti di incontrarci in remoto. Prima si parlava di problemi geografici, ecco, la Calabria è sicuramente forse una regione che più soffre da questo punto di vista, è stretta e lunga, c'è mare ma c'è molta collina e ci sono montagne, e proprio gli spostamenti per raggiungere i centri per la cura del diabete non sono così agevoli come per esempio può capitare in altre aree geografiche. Quindi in quest'ottica ovviamente noi speriamo che la tecnologia e quindi l'implementazione della digitalizzazione ci dia una mano. Noi dobbiamo dare a tutti i pazienti, va benissimo, pazienti con il diabete di tipo 1, pazienti con il diabete di tipo 2 in terapia insulinica che non sia necessariamente una terapia insulinica intensiva, dobbiamo dare i sensori. Prima il dottore Di Cianli faceva riferimento al telefono tradizionale piuttosto che lo smartphone. Anche i pazienti, quando iniziano a provare il sensore, non lo vogliono più lasciare, perché A, si sentono molto più sicuri, B, migliora la qualità di vita. Si parla sempre troppo poco di qualità di vita, anche, diciamo, nella trialistica registrativa, quando si vuole verificare l'efficacia e la sicurezza di un dispositivo, poi si dice come evento, come endpoint secondario, sì, poi abbiamo anche misurato la qualità di vita. No, questa è una cosa rilevante, le persone devono stare bene, ma vivere bene la loro realtà quotidiana pur avendo una malattia cronica, quindi questo è imprescindibile. Per cui anche se il diabete sta andando bene, ma un sensore può migliorare la qualità di vita, il sensore deve essere dato al paziente. Per quanto riguarda, diciamo, proprio l'aspetto
progetto in Calabria della fornitura delle tecnologie. Noi abbiamo lavorato molto bene, non so se il dottore Mancini è collegato, si collegherà più tardi, come tavolo tecnico regionale a cui hanno partecipato varie persone, hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni, e alla fine si è creato un documento meraviglioso, perché viene praticamente data la possibilità ai medici di scegliere il dispositivo per il paziente. Viene data la pompa, viene dato il sensore, viene dato anche il sensore come stand alone, ma il problema poi ovviamente, diciamo, all'atto pratico trova una serie di intoppi, perché nel momento in cui il paziente, qui ricadiamo nella burocrazia italiana, e quando il paziente va sul territorio, allora inizia il problema della richiesta, della fornitura, dei soldi che mancano. Quindi noi alcune volte cerchiamo di fare tutte le pratiche all'inizio dell'anno e non arrivare alla fine dell'anno, perché la risposta, che poi fine dell'anno significa già agosto-settembre, hanno risposta dal territorio: no, ma non abbiamo più soldi per comprare i dispositivi. Quindi ci troviamo in una situazione veramente imbarazzante, perché noi facciamo una richiesta, sul territorio dicono non siamo in grado di evaderla, il povero paziente alla fine, la persona che tra le altre cose perde un sacco di giorni di lavoro, o il genitore nel caso in cui si tratti di un figlio, per poter poi andare continuamente a chiedere se la procedura non si può. Cioè, questo veramente credo che in una società così avanzata rappresenti, diciamo, veramente un passo indietro. Io sarei stata molto più contenta se noi oggi avessimo avuto la possibilità di discutere, per esempio, di bioetica digitale, di robotica digitale, di data NAMI. Cioè, sarei stata molto più contenta di discutere di cose innovative, ma purtroppo siamo sempre qui a parlare delle stesse cose. Questa cosa, diciamo, veramente mi colpisce profondamente, e non rappresenta uno stimolo per i nostri giovani. Prima si parlava di giovani, noi siamo ad una medicina tradizionale. Anche qui noi dobbiamo invece aprire prospettive a una medicina diversa. In Calabria quest'anno abbiamo aperto un corso di medicina e chirurgia e tecnologie digitali, sperando di formare una classe molto limitata, ma sperando di formare dei medici che alla fine del loro percorso di laurea non saranno soltanto dei medici, ma saranno anche degli ingegneri, bioinformatici, che avranno una prospettiva diversa, diciamo, di gestione di medicina digitale. Però poi, se andiamo a guardare la realtà concreta, non saprei cosa augurare a questi medici. Quindi la mia posizione al momento, diciamo, è un po' di sconforto su quello che abbiamo a disposizione e su quello che invece potremo avere a disposizione. Professoressa, lo so, sconforto, ma come lei sa, a noi piacerebbe parlare anche del futuro dell'innovazione, ma in realtà la nostra roadmap era quella di vedere cosa c'è veramente nei territori. Purtroppo nei territori la crescita è sempre molto lenta, insomma. Ecco, sì, perché guardi, il discorso è sempre lo stesso, diciamo, le politiche sono sempre a breve termine. Io non sono un politico e non sono neanche brava come molti dei medici che sono qui presenti, perché, diciamo, sono fondamentalmente un ricercatore, quindi, diciamo, ho un'impostazione, diciamo, un po' un bias di mentalità per quello che faccio. Però non è possibile ragionare nel breve termine. Prima si parlava di team con la prevenzione attraverso l'utilizzo di alcune tecnologie. La prima cosa che noi dobbiamo fare, se si può parlare di prevenzione primaria in ambito diabetologico, è quello di migliorare il compenso glicemico, di mantenere i valori della glicemia quanto più bassi possibile, per sperare che non ci sia una complicanza del diabete. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo fare. Per fare questo non c'è dubbio, abbiamo bisogno a dei farmaci innovativi, perché la ricerca scientifica ce l'ha dimostrato. B, abbiamo bisogno dei sistemi digitali, dei sensori, perché si possa ovviamente migliorare. Lei prima diceva nella sua introduzione la glicata è un po' superata. È vero, la glicata è superata, perché la glicata è un tempo di osservazione di 2 o 3 mesi. Noi non lo abbiamo tutto questo tempo, noi abbiamo
meno tempo. E per questo motivo adesso utilizziamo quest'altro parametro che è il time in range, che ci consente nel giro anche di 2 settimane, pur volendolo, nel caso in cui per esempio si sia fatta una modifica terapeutica al nostro paziente, di capire: guarda, stiamo iniziando ad andare nella giusta direzione, oppure guarda, dobbiamo ulteriormente modificare la nostra traiettoria e le nostre strategie terapeutiche perché non stiamo andando in quella direzione. Ed in quest'ottica ovviamente deve cambiare la cultura, come ha detto anche lei precedentemente, la cultura del medico. Io sono, diciamo, ho la fortuna di essere coordinatore del gruppo di studio intersocietario di tecnologie e diabete. Abbiamo sviluppato un algoritmo che consente di utilizzare, diciamo, in poco tempo e di analizzare in poco tempo i dati che possono essere condivisi su un cloud con i pazienti che provengono da un sensore. Diciamo, in particolare ci siamo soffermati sulla piattaforma LibreView perché, come è stato anche detto precedentemente, al momento attuale questo rappresenta il sensore più utilizzato e probabilmente diventerà anche un sistema utilizzato da persone non proprio, diciamo, focused sul diabete come possiamo essere noi. E quindi noi abbiamo, diciamo, pensato di dare questo strumento affinché siano agevolati i nostri colleghi un po' meno esperti nella interpretazione del dato. Poi, come ha detto il dottor Bertuzzi, bisogna educare il paziente. È vero, anche questo bisogna farlo, cioè l'arricchimento e il rinforzamento del paziente, così come già si fa nelle associazioni, e sono stata contentissima di quello che è stato detto da Luca Del Re a tal proposito, è fondamentale, ma abbiamo bisogno dei supporti. Noi non possiamo sempre lavorare sulla buona volontà delle persone. Gli strumenti ci sono, abbiamo bisogno dei fondi e speriamo che con questo PNRR vengano veicolati lì dove sia necessario per la cura del diabete. Grazie. Prima di dare la parola al professor Francesco Gabrielli, che ringrazio che siamo qua, volevo chiedere al dottor Colasuono: ma perché continuate con i centri prescrittori che in realtà limitano l'accesso? È una realtà che è rimasta praticamente solo più in Puglia. Non potete andare a superare questa organizzazione dei centri prescrittori? Allora, forse non sono stato chiaro nel primo intervento. L'AIFA, nel momento in cui cambia, vi è una rimborsabilità e una fornitura di un farmaco, delega le regioni a individuare i centri. Dice molte volte una determinata AIFA, dice, parla sempre di rimborsabilità se un farmaco è classe H, classe C o classe A, HHT in questo caso sui farmaci per il diabete, ma delega anche le regioni perché ha avuto una fornitura, dice, determina questi farmaci per il diabete, parla che prescritti da centri ospedalieri o specialisti e individuare il diabetologo, l'endocrinologo e l'internista o il geriatra. Quindi per un maggior monitoraggio di questi farmaci, ma soprattutto perché l'abbiamo notato, noi abbiamo un sistema informativo regionale d'otto sulla anche l'aderenza a queste terapie. Quindi abbiamo visto che man mano che stanno aumentando i pazienti con questa patologia, stiamo passando da strutture pubbliche, adesso stiamo passando anche strutture private accreditate, ma anche strutture territoriali. Quindi stiamo andando per grado alla utilizzazione di questi centri prescrittori. Non abbiamo la situazione dei pazienti ancora oggi. Non hanno chiesto chiarimenti in base ai centri prescrittori. Non stiamo trovando tante difficoltà. Grazie, dottor Colasuono. Allora, professor Gabrielli, Francesco, grazie di essere di nuovo qui con noi. Abbiamo degli amici a Venezia che hanno una figlia, una bimba, una ragazza che frequenta scuole medie, che ha diabete tipo 1, che ha il suo microinfusore, il suo sensore, e il padre con l'app attraverso il telefonino controlla quando è a scuola se com'è il livello glicemico eventualmente per nota. Ecco, siamo, tu che sei, come dire, il padre della telemedicina in questo paese, ormai siamo arrivati al punto che la tecnologia, l'internet delle cose è un fatto reale, soprattutto nel diabete, che è una malattia cronica per definizione. L'utilizzo della telemedicina, del teleconsulto, potrebbe veramente essere dirompente. Cosa manca ancora per far sì che questo possa diventare
un fatto reale in tutta la regione, omogeneamente in tutta la regione, e cosa i fondi del PNRR potranno contribuire per questo evento. A te la parola, grazie. Grazie. Allora, la sintesi, nella tua domanda c'è già la sintesi, nel senso che sì, tecnologicamente le tecnologie ci sono e non da ora. Si possono fare trattamenti e i pazienti possono beneficiare di soluzioni impensabili prima dell'era digitale. Quindi noi abbiamo un momento in cui c'è gli ultimi 10 anni, diciamo, la possibilità di un incremento notevole dei trattamenti e di un progresso, diciamo, generale della medicina, del quale siamo appena all'inizio in realtà, no? Perché poi ne vedremo ancora molte di innovazioni nel tempo, perché mano a mano che le macchine digitali sono sempre più potenti e sempre più capaci di fare calcoli rapidamente, di aggiungere nuove soluzioni, certamente andremo avanti. Fino a qualche anno fa nessuno parlava di intelligenza artificiale, di machine learning, no? Quindi c'è stato è molto rapido questo incremento. La medicina va più lenta nel progresso di quanto non fanno le tecnologie digitali, e questo è logico, perché in medicina bisogna stare attenti, bisogna essere sicuri che quello che facciamo è utile, che non è pericoloso per i pazienti, eccetera eccetera. Quindi che la medicina evolva con tempi un pochino più lenti di quanto evolvono le tecnologie digitali è normale e va bene così. Abbiamo bisogno però di una capacità costante delle professioni sanitarie di mettersi in gioco e di evolvere. E in questo molto dovrebbe fare, e molto non ha fatto negli anni passati, l'Accademia Italiana. L'Accademia Italiana ha, a mio parere, lo dico da tempo, denuncio da tempo sistematicamente, ha una responsabilità storica. Già 10 anni fa si sarebbe potuto introdurre nel corso di studi delle professioni sanitarie, almeno dei medici, degli infermieri e nella riabilitazione, anche un piccolo, non serve tantissime ore, ma qualcosa che insegni ai giovani ad essere protagonisti di questo cambiamento e non dei formidabili clienti, che loro sono bravissimi ad usare da clienti i servizi software, invece devono essere diventare bravi a gestirli per i loro pazienti, e questo gli va insegnato, non è che è una cosa che si impara utilizzando i giochi elettronici. In questo quadro evolutivo la nostra sanità sta facendo uno sforzo enorme di riorganizzazione della sanità territoriale, perché la lezione del Covid è stata bella dura. Abbiamo capito che se svuotiamo di significato, di forze, di energie e di persone, di competenze, il sistema territoriale, alla fine poi la paghiamo in qualche modo. Quindi abbiamo capito la lezione, speriamo almeno che tutti l'abbiano capita bene, e stiamo reinvestendo in questo territorio, la stiamo riorganizzando, dobbiamo approfittare delle risorse aggiuntive del PNRR in modo intelligente. In che senso dico questo? Nel senso che dobbiamo mettere in atto dei progetti nelle varie regioni che siano, prima di tutto, adeguati alla realtà territoriale di quella regione e non uniformi, cercando una utopistica uniformità nazionale. La coerenza delle soluzioni di telemedicina in tutto il territorio nazionale è importante, perché altrimenti non possiamo confrontare le esperienze tra di loro. Quindi la struttura portante deve essere uniforme, ma poi deve essere adattata di volta in volta al territorio e ai pazienti. Quindi un paziente diabetico, ad esempio l'esempio che hai fatto tu adesso della ragazza di diabete 1 che va a scuola, e in una certa città o in una zona rurale, a nord o a sud, in un posto o in un altro, ha esigenze un poco diverse, pur essendo la malattia la stessa. Questa diversità di esigenze fa sì che noi dobbiamo utilizzare le tecnologie digitali per adattarsi a queste esigenze. Questo è il miglior modo di fare progettazione.
rappresenta però uno sforzo da parte dei professionisti, uno sforzo da parte delle amministrazioni. La collega prima citava, cioè lamentava le difficoltà della burocrazia. È verissimo. La nostra burocrazia, anche sanitaria, è stata costruita, come molte delle leggi sanitarie, prima della tecnologia digitale. Quindi non comprendono la possibilità, non è compresa la possibilità che certe azioni possano essere fatte. È evidente quindi che queste norme, queste regole burocratiche, alcuni regolamenti regionali, alcune norme nazionali debbano essere adattate. La capacità di adattamento, di revisione, di aggiornamento delle norme nella sanità deve avere dei ritmi molto più accelerati di quelli a cui siamo stati abituati fino adesso. Questo è fondamentale, altrimenti non riusciremo mai a mettere a terra bene dei servizi. E ci sarà sempre la questione che si dice, qualche volta si dice un po' scherzando, ma insomma è anche seria, che la persona che deve fruire di un servizio a domicilio ha il dispositivo digitale, ma poi deve andare lui personalmente o i figli a portare la ricetta rosa per pagare il ticket all'ospedale. Queste sono cose demenziali che non devono più succedere. Succedono, ma non perché nessuno ci pensa. Succedono perché c'è un disallineamento tra l'utilizzo delle tecnologie per certe attività e il non utilizzo per l'attività burocratica e amministrativa. Questo gap va colmato e questa è una responsabilità degli amministrativi, in particolare a livello regionale, chiaramente. Però anche le istituzioni nazionali devono fare la loro parte nel dare delle indicazioni su come realizzare questi cambiamenti, che non sono banali, perché una organizzazione, se uno va a studiare un po' dei libri di management, si accorge subito che c'è scritto da tutte le parti, che le organizzazioni burocratiche professionali sono le più rigide, come quella sanitaria ad esempio, sono le più rigide ai cambiamenti. E c'è un motivo per cui è così, e quindi è faticoso far cambiare rotta alla sanità, ma dobbiamo farlo, dobbiamo impegnarci nel farlo, e questo impegno deve essere, diciamo, costante, deve essere anche coordinato. Quello noi in questo momento scontiamo, in tanti anni in cui abbiamo usato telemedicina in qua e là nel nostro paese anche in modo brillante, ma non abbiamo coordinata e non l'abbiamo inserita nei normali processi di lavoro. Questo ritardo noi lo paghiamo adesso, in questo affanno che si percepisce in giro dell'andare a fare dei servizi di telemedicina e anche all'ultimo momento, in fretta e furia, perché c'è da prendere i soldi del PNRR. In questo bisogna stare molto attenti, perché i rischi di questi sono notevoli. Grazie, professor Gabrieli, grazie di questa lucida, come sempre, analisi della situazione. Io ho un problema culturale, un problema di formazione, un problema di crescita, di utilizzo dei fondi in maniera appropriata, che non basta prendere piattaforme, insomma, dice spesso tu, la tecnologia ormai è da decenni che c'è, il problema è tutto il resto, insomma, perché sennò continuiamo a comprare tecnologia, ma poi rimane in parte, in buona parte, inutile. Io chiedo adesso al professor Massimiliano Petrelli, se è collegato, gli dice qual è la realtà per ciò che concerne la situazione nelle Marche per la presa in carico del paziente diabetico, sia per ciò che riguarda l'accesso naturalmente alla tecnologia, ai nuovi dispositivi, quelle che sono se c'è una digitalizzazione della filiera del diabete e come sta andando la situazione nota 100 per l'utilizzo da parte anche della medicina territoriale, non solo da parte di specialisti di farmaci, tra virgolette, sempre dico cosiddetti innovativi, ormai da un pezzo innovativi nella cura del diabete. A lei, professore, e grazie di essere qui. Prego. Grazie a voi per l'invito. Sarò una voce fuori dal coro, nel senso che noi le Marche siamo una regione piccola e quindi forse le cose si riescono a realizzare bene. Se poi ci sono appunto persone anche di buona volontà che hanno le competenze sia cliniche come le ho io, sia qualcosa di informatico e
sono da 5 anni all'interno dell'Agenzia Regionale Sanità, allora le cose si riescono a fare. E faccio un po' di storia per chi non conoscesse la realtà nelle Marche, nel senso che noi siamo 15 centri diabetologici, tutti in rete con un unico software e un unico database, questo da circa 20 anni. E questa rete ci ha permesso appunto di uniformare molto le procedure. L'intelligenza di chi mi ha anche preceduto ha sempre capito, investito nella tecnologia, quindi non solo nella rete informatica, ma da noi anche i sensori e i microinfusori possono essere prescritti anche a diabetici tipo 2, chiaramente con gravi, diciamo, complicanze nella gestione della terapia multiniettiva, quindi non a tutti i diabetici tipo 2, però non c'è questo blocco assoluto e limitante al solo diabete tipo 1, a differenza di quello che ho sentito in altre regioni. E sull'informatizzazione io passo per essere uno molto tecnologico e quindi, per esempio, sono riuscito 2 anni fa a realizzare un progetto che prevede adesso la distribuzione dei presidi per l'automonitoraggio in via totalmente telematica, quindi non c'è più il piano terapeutico cartaceo che doveva fare il diabetologo, non c'è più ogni mese l'impegnativa rossa che ancora ho sentito circolare in altre regioni, ma quello che il diabetologo scrive appunto nella sua cartella informatizzata genera un flusso che arriva al sistema gestionale delle farmacie. Da noi nelle Marche le farmacie utilizzano un sistema che si chiama Open Care, e quindi praticamente il paziente una volta al mese va tranquillamente in qualsiasi farmacia della regione Marche, quindi se per caso un paziente di Urbino è in vacanza al mare a Senigallia non deve tornare a Urbino, ma può andare tranquillamente nella farmacia di Senigallia con la tessera sanitaria. Il farmacista striscia la tessera sanitaria nel lettore e gli compare esattamente il materiale, la quantità che deve dare in quel mese. La distribuzione è mensile, quindi se il paziente un mese non si reca in farmacia perde quella fornitura mensile, perché i pazienti vanno anche educati a rispettare alcune semplici regole che permettono una migliore appunto distribuzione e rendicontazione, evitano gli sprechi, perché in passato quelle impegnative rosse molte volte medici di medicina generali che o non conoscevano le regole o erano compiacenti, magari prescrivevano del materiale anche a chi non ne aveva diritto, e quindi grazie a questo sistema abbiamo razionalizzato, ottimizzato. I medici di famiglia sono entusiasti perché non devono più ricopiare ogni mese centinaia e migliaia di ricette rosse, i pazienti sono entusiasti perché appunto non c'è più tutto questo andirivieni tra medico, farmacista, specialista, con possibilità di errori di trascrizione in un passaggio all'altro, quindi con mancato materiale. Lo stesso ho integrato il nostro gestionale, la nostra cartella elettronica con il sistema CUP, unico di prenotazione, quindi appunto il paziente quando arriva al mattino è quello prenotato, e nel momento in cui concludiamo la visita con la stampa finale del documento finale che viene rilasciato al paziente, si chiude anche la prestazione e parte già l'erogato, e il dato arriva immediatamente in regione che lo trasmette immediatamente al ministero. All'interno abbiamo integrato appunto il sistema di prenotazione per la presa in carico, quindi nel momento in cui io do la visita di controllo, do l'appuntamento, è già registrato dentro CUP, il paziente non deve chiamare il CUP, non deve andare dal medico di famiglia per farsi fare un'impegnativa, perché è tutto dematerializzato, è tutto
informatizzato. E quello che sto cercando di ottenere è, visto che abbiamo già questa bella macchina che tra l'altro sempre l'anno scorso è stata riconosciuta anche dalla comunità europea come una delle best practice regionali dei paesi appartenenti alla comunità, in quel marketplace che organizza il Santé della comunità europea una volta all'anno. E stavo dicendo, quello che manca è l'integrazione con uno strumento, un tool di telemedicina che sarebbe già integrato dentro la cartella elettronica e quindi garantirebbe privacy, trasmissione di documenti all'interno di un sistema chiuso e certificato, quindi non utilizzare Skype o WhatsApp, che sappiamo non essere proprio propriamente a norma per quanto riguarda la privacy e la sicurezza del dato sanitario. E quindi stavo dicendo, in alcuni centri, grazie al reperimento di fondi locali, siamo riusciti a partire anche con questo tool. Il mio obiettivo è di estenderlo a tutta la rete, in modo che tutti i centri possano avere questa possibilità di fare appunto telemedicina, teleconsulto, telemonitoraggio in un sistema integrato all'interno della cartella diabetologica. Per quello che riguarda la nota 100 da noi nelle Marche, ribadisco, forse perché siamo piccoli, però i medici di medicina generale, che all'inizio erano terrorizzati, hanno chiesto a noi diabetologi di fare delle piccole sessioni, delle piccole lezioni, magari anche web, e una volta spiegata la nota 100 stiamo riscontrando una gran bella collaborazione da parte dei medici di medicina generale, così come anche degli altri specialisti, perché ricordo che con la nota 100 anche lo psichiatra può prescrivere un farmaco innovativo, che come abbiamo detto ormai innovativo non è più. E questo non genera un aumento della spesa, ma genera una appropriatezza della prescrizione, perché vorrei ricordare che le buone vecchie care sulfanilure, che costano 2 euro a scatola e quindi versus magari 40-50 euro di un farmaco innovativo, sembrano generare un risparmio, però ormai sono state messe fuori legge, e ribadisco fuori legge, dopo la pubblicazione delle linee guida SIDA-MD sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, in base alla legge Gelli. Quello che c'è scritto nelle linee guida è quello che fa legge, è quello che bisogna fare, e lì c'è scritto che le sulfanilure non solo non vanno più prescritte, ma vanno deprescritte a chi già le utilizzava indipendentemente dal compenso glicemico, e vanno utilizzati questi nuovi farmaci che, oltre a ridurre la glicemia, riducono il rischio cardiovascolare e tutte le complicanze cardiovascolari, che sono quelle che costano veramente tanto. Mi fermo qui, avrei tante altre cose da dire, ma lasciamo spazio agli altri. Grazie ancora per... Grazie professor Petrelli, anche per averci chiarito qual è la situazione delle Marche, che è un benchmark importante, insomma, non solo nazionale ma anche europeo, che vuol dire che quando si lavora da tempo, puntando sempre sull'innovazione, sull'organizzazione e anche sulla, come dire, la digitalizzazione dei dati sanitari, allora si riescono a ottenere i risultati che voi state ottenendo. Complimenti e grazie. Professor Provenzano, la Sicilia potrebbe ed è una realtà virtuosa per quanto riguarda l'accesso, per esempio, per i dispositivi medici, i flash e tutto ciò che segue all'innovazione tecnologica nel campo del trattamento dei pazienti diabetici. Ci può raccontare la vostra esperienza in Sicilia, la sua in particolare? Prego. Intanto saluto i colleghi presenti e gli amici, soprattutto ormai, con cui ci conosciamo da tempo, e i miei capelli che stanno cominciando a cambiare colore, lo dicono. Quindi intanto questo. Devo intanto complimentarmi con tutto quello che è stato detto, perché vedete, credo che i diabetologi in Italia, pur con 21 sanità diverse, abbiamo tutti lo stesso modo di pensare, perché abbiamo vissuto tutti le esigenze di un percorso che, grazie a Dio, ha portato la diabetologia oggi ad essere, in questi ultimi 10 anni, una delle branche più belle della medicina clinica.
Naturalmente non posso fare altro che complimentare il professore Petrelli per quello che oggi, a quanto pare, le Marche rappresentino. Ed è veramente un modello da imitare. La Sicilia. La Sicilia, guardate, vi dico un po' quello che in maniera molto sintetica, ovviamente, quello che la regione sta cercando di fare. Io, all'interno della Commissione regionale del diabete, ormai da ben 10 anni, abbiamo cercato di orientare innanzitutto l'impegno verso quello che tutti consideriamo essere fondamentale. Noi siamo pochi diabetologi, ci sono molti pazienti che hanno, le persone che hanno il diabete, quindi gestione integrata alla parola magica. Nel 2018, dopo una serie di tentativi fatti a livello provinciale, tentativi voglio dire anche riusciti, abbiamo creato nel 2018, vi ripeto, sulla Gazzetta della Regione Sicilia, il primo PDTA diabete. Devo dire un documento abbastanza completo perché mette assieme tutto quello che le nostre società scientifiche nel tempo hanno pensato come programma dell'assistenza ed integrare. Integrare è un termine molto bello, integrare significa però condividere percorsi di diagnostica ma anche di terapia, per cui il PDTA serviva e è servito a evitare che il collega di medicina generale o altro collega prescrivesse in una persona con diabete all'esordio le sulfanilure. Ripeto, questo documento vede la luce nel 2018, è un documento che si rifà ad una legge che vi invito a vedere, una bella legge del 2000, legge 5 del 2009 addirittura, quando si parlava della riorganizzazione dell'attività ospedaliera. La Sicilia era considerata regione canaglia, per come sforavamo, diciamo, quello che era il bilancio, e quindi questa legge 5, allora fatta da un magistrato, che era il magistrato Massimo Russo, ha ridisegnato la sanità in Sicilia. Che cosa abbiamo quindi fatto in questi anni? Guardate, la Sicilia rispecchia quello che è lo stato dell'Italia. Noi abbiamo in Italia 21 regioni, 21 sanità, 21 organizzazioni, 21 legiferazioni diverse della sanità. Per cui le conseguenze le stiamo vedendo. Io condivido quello che ha detto Viciani in toto per quanto riguarda le proposte. 21 sanità diverse, in Sicilia 9 sanità diverse. Per cui purtroppo vi devo dire, andando a vedere i dati del barometro che sono disponibili a tutti, la Sicilia ha un'organizzazione a macchia di leopardo per quanto riguarda l'assistenza. Quello che purtroppo è drammatico, tragico e direi offensivo nei nostri confronti stessi è che questa pelle di leopardo riguarda anche la mortalità per diabete in Sicilia e le complicanze del diabete stesse in Sicilia. Per cui, avete visto negli ultimi dati, noi abbiamo purtroppo quasi più del doppio della mortalità per quello che accade a livello nazionale. Sulle cause, naturalmente, non voglio addentrarmi, ma sapete che la Sicilia e il sud del mondo, in genere, sono il sud del mondo è caratterizzato da povertà e da obesità e quindi da complicanze, da patologie croniche. Ripeto, nel 2018 abbiamo cercato però di fare ordine, nel senso che però anche da questo punto di vista noi siamo partiti a Palermo con una cartella informatizzata che adesso contiene circa 100.000 pazienti, la regione Sicilia ha 360.000 diabetici di tipo 2, e circa 70.000 sono le persone con diabete 1. Questa prima cartella ha determinato, diciamo, i primi risultati, nel senso che lavorando ci abbiamo visto come, andando a vedere alcuni parametri che erano l'ottenimento di, ovviamente, che dovrebbero essere comuni e costanti, cioè andare a verificare il nostro operato anno per anno. Alcuni indicatori come il raggiungimento di target di glicata, i target di colesterolo, LDL, di pressione arteriosa e i tre target messi assieme, un po' il modello AMD, aggiungendo il quarto target che era i tre parametri assieme, abbiamo visto che nel giro di 2-3 anni, il lavoro è stato pubblicato poi, nel giro di 2-3 anni, senza spendere di più, anzi spendendo di meno, miglioravano i target. Allora questa è invogliata ancora di più, tant'è che nel 2018 nasce anche il primo documento di gestione integrata del diabete, un PDTA, sempre pubblicato in Gazzetta Regionale, primo PDTA di gestione del diabete mellito tipo 1, cioè quello naturalmente che ha a che fare con un'altra commissione che in Sicilia è separata da quella dell'adulto, che è la commissione regionale del bambino. Quindi nel 2018 vede la nascita di questi due documenti. 2019, guardate, molto bello, il documento viene aggiornato, il PDTA diabete viene aggiornato, nel senso che inseriamo in quel documento, nel 2019, intanto i farmaci che erano nati nel 2019, quindi è un documento rifatto, ovviamente, dove andiamo a rivedere il percorso di terapia della gestione del diabete 2,
Questo percorso però in questo secondo documento viene inserito nella gestione integrata, a parte il medico di medicina generale, che ovviamente fa parte di quello che ovviamente, ma in maniera alfabetica potremmo dire, fa parte del medico di medicina generale, infermieri di primo livello, specializzati e non specializzati. Vi ripeto, inseriamo per la prima volta la Regione Sicilia, inserisce il cardiologo. Nasce quindi questo documento nel 2019 su cui stavamo lavorando. In questo stesso periodo, nel 2019, iniziano i contatti dell'assessorato alla salute della Commissione Regionale di Diabete con la cartella clinica, non ho nulla da nascondere, la metteta che riteniamo essere la migliore, per avere una cartella clinica unica per tutta la Sicilia di gestione delle persone con diabete. Sono veramente felice di quello che ha detto il professore Petrelli, ancora non ci siamo riusciti, nonostante i 4 incontri fatti con metere verbali, è stato affidato un progetto di 1 milione di euro all'Università di Messina, purtroppo però le vicende del Covid hanno bloccato tutto. E l'ultima riunione della Commissione Regionale Diabete che abbiamo fatto circa un mese fa, abbiamo ripreso in mano questa opportunità. Quindi primo obiettivo, cartella clinica condivisa da tutti, assolutamente tutti coloro che sono gli attori della cura. Quindi mi riferisco come attore della cura al diabetologo, al cardiologo, al nefrologo, all'oculista, ma mi riferisco anche attraverso i software dedicati, che naturalmente voi conoscete altrettanto, la possibilità di interagire di questa cartella con la cartella medica medicina generale. Quindi se noi creiamo, cosa vuol dire gestione integrata? Se noi creiamo dei protocolli condivisi di terapia, diagnostici e terapeutici per evitare le ripetizioni e quindi le spese inutili, e contemporaneamente, creati questi protocolli, condividiamo il percorso, quindi i dati, naturalmente tracciando l'ingresso della cartella da parte di chiunque, da questo punto di vista, ovviamente questo dovrebbe permetterci di togliere questa brutta mappatura a pelle di leopardo, per cui in alcune province della regione Sicilia c'è una mortalità che arriva a essere 3 volte purtroppo la media riscontrata nel Trentino Alto Adige, per esempio. Quindi questo è il primo punto, ripeto, cartella elettronica. Grazie a Dio abbiamo ripreso gli incontri. L'obiettivo ormai stabilito da tutti è avere questa nuova versione della cartella elettronica, che poi certamente conoscete, nella quale è possibile addirittura caricare i dati della visita della consulenza della retina. Quindi primo punto questo. Suggerisce l'ottima Titti Rage, ha ragione. Stiamo lavorando ovviamente su una cosa importantissima, che è il fascicolo elettronico. E devo dire che da questo punto di vista abbiamo cercato di aiutare, con l'ottimo aiuto di collaborazione di volontariato presente in Sicilia, abbiamo cercato di venire incontro alle persone con diabete. Per cui già da alcuni anni non c'è più la ricetta, ma ogni persona con diabete è caricata in un sistema che è il sistema di ASP, farmacie. Per quanto riguarda il rilascio di presidi, il nostro utente, una volta fatta la esenzione, ha un tesserino. Con questo tesserino regolarmente va nella farmacia di territorio, non nella farmacia ospedaliera, a ritirare il materiale che serve. Non vi dico che tutto vada per il meglio, perché ovviamente la maledizione del Covid, di questo si tratta, ha inceppato molte problematiche, però abbiamo anche, da questo punto di vista, reso la vita più facile alle persone con diabete. Vi dico di più, l'ultima riunione, appunto un mese fa, la Commissione ha deliberato che finalmente anche la medicina generale possa avere l'autorevolezza e l'autorità, l'autorevolezza già ce l'ha, la possibilità di fare tutto quello che riguarda certificazione per esenzione, rilascio di presidi. Guardate, lì vi devo dire che una delle cose belle, forse, che a lungo è stata mal contestata, è che la Regione Sicilia non prevede un tetto per il numero di presidi prescrivibili, ma a giudizio del diabetologo può allargare o restringere la prescrizione. E la Regione Sicilia rimane ancora, questo è stato il motivo di una grossa battaglia che personalmente abbiamo condotto, anche contro interessi particolari di Federpharma, la Regione Sicilia mantiene ancora la scelta di diversi presidi. Noi pensiamo ancora, infatti, in commissione, che ci sia, non è vero che la Sicilia sia unica o che l'apparecchio della glicemia sia unico, ma esistono, no? Dico delle banalità che a persone esperte, valide, meravigliose come siete voi. Esistono apparecchi per un diabetico di tipo 2, esistono apparecchi per un diabetico di tipo 2 anziano e così via sulla tecnologia. Anche da questo punto di vista, già da qualche anno noi abbiamo esteso. Siamo passati da 1000 utenti con Flash, siamo passati a 4000, pensiamo di arrivare a 10.000 utenti, perché abbiamo inserito non soltanto il tipo 1,
Abbiamo inserito nel monitoraggio della glicemia anche il tipo 2 in terapia basal pulse. Una notizia però positiva da questo punto di vista è che, ripeto, la Commissione ancora ha esitato una deliberazione già consegnata agli organi politici, ai payers, che è quella di fornire il monitoraggio della glicemia, che ormai sappiamo essere indispensabile, inutile stare qua a discutere di una cosa che è ovvia, essere indispensabile per tutti, ma abbiamo deliberato che le altre categorie a cui dovremmo dare il monitoraggio continuo della glicemia dovrebbero essere sia il basal bolus, ma anche il tipo 2 che fa insulina basale, perché ha rischio di ipoglicemia. Abbiamo molto discusso anche su una faccenda che era scandalosa. Pensate, noi non davamo gli holter per quanto riguarda la gravidanza con diabete. Naturalmente la proposta è stata quella di allargare la concessione dell'holter a tutte le gravide con diabete, secondo punto. Terzo punto, sì, al di là della depenalizzazione, voi sapete che purtroppo per una certa percentuale, gli annali dell'AMD ce lo dicono, una grossa percentuale di pazienti ancora fa sulfanilurea. Quindi nell'attesa che questa maledizione vada via, abbiamo detto che tutti i pazienti che fanno farmaci che possano indurre ipoglicemie, naturalmente anche da questo punto di vista, ripeto, le sulfanilureie, debbano avere il diritto, la possibilità di avere il monitoraggio. Questo è un po' quello che si è pensato quindi di portare avanti. Quindi, ripeto, gravidanza, pazienti anche con sulfonilurazione basale e poi pazienti a rischio di ipoglicemia. Abbiamo anche pensato, ma penso che l'esperienza vostra non siete d'accordo, abbiamo pensato che i pazienti che hanno delle ipoglicemie, di qualunque tipo esse siano, reattive, da patologie metaboliche diverse, debbono, e ci sono questi pazienti, debbono avere il diritto di poter usufruire del monitoraggio in continuo. Abbiamo poi discusso di un argomento che ritengo molto utile, di cui ci stiamo occupando, mi sta occupando anche la SIMD a livello nazionale, ma ci stiamo occupando noi. Vedete, abbiamo visto da quello che è stato il Covid e continua a essere il Covid, perché voi vedete i dati. Noi in Sicilia abbiamo un per 10, moltiplicato 10 volte quelli che erano l'anno scorso in questo periodo. In questo tipo di pazienti che noi abbiamo avuto, purtroppo abbiamo dovuto seguire, noi siamo anche il più grosso centro di Covid della Sicilia occidentale. Abbiamo notato come c'è una percentuale, il lavoro è stato pubblicato, di circa l'8,7% di persone che fanno il diabete 2. E c'è una percentuale sui bambini ricoverati, una percentuale del 5% che fa il diabete 1. Diabete con caratteristiche, vi assicuro che noi stiamo studiando, completamente diverse, tant'è che quello che vi sto dicendo è stato confermato da quello che è il registro del diabete, l'unico registro del diabete COVID che c'è a Londra, a cui noi partecipiamo. Quindi anche lì abbiamo detto che è assolutamente indispensabile ed è la prima, il primo obiettivo da portare avanti che i pazienti ricoverati per COVID o per patologie di questo tipo infettive debbano assolutamente avere la possibilità del monitoraggio. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo presentato anche i dati dell'ATTD, l'ultimo ATTD, abbiamo visto che ovviamente questi pazienti COVID che utilizzano grandi dosi di cortisone andavano ovviamente molto meglio, cioè morivano di meno col monitoraggio, diciamolo chiaro. Potevamo controllare meglio la variabilità, quindi la proposta è stata tutti i pazienti che fanno il COVID dobbiamo noi mettere il monitoraggio, anche perché il monitoraggio a distanza protegge ovviamente l'operatore. Abbiamo allargato, questa è l'ultima proposta, quindi non vi annoio, che la possibilità dell'utilizzo del monitoraggio, come ormai è dimostrato dalla letteratura internazionale, debba anche essere esteso negli ospedali, in alcune particolari ambiente assistenziale, mi riferisco all'unità di terapia intensiva, mi riferisco all'unità coronarica, dove non è più ammissibile che noi andiamo a fare la glicemia ogni tanto dal dito, cioè stiamo scherzando probabilmente. Se abbiamo detto ormai che il monitoraggio è indispensabile per la gestione rispetto alla glicata, quelle cose interessanti che ha detto Titti e condivise, ovviamente è indispensabile ormai pensare che il paziente fa l'infarto acuto o che in unità terapia intensiva debba essere monitorata a distanza. Questo è quello che, ripeto, è il risultato dell'ultima Commissione regionale di diabete. Quindi, ripeto, cartella clinica per tutta la Sicilia. Intanto i dati della cartella clinica, vi devo dire, abbiamo ottenuto un grossissimo vantaggio. Non c'è un diabetologo che ha i propri dati del paziente, cosa che è quantomeno assurda e oscena. I dati tutti sono caricati nel server, intanto delle varie aziende provinciali, ma l'obiettivo è che ci sia il server dell'assessorato alla salute che mantiene questi dati. Naturalmente questo ci ha permesso di rafforzare quello che è un obiettivo che è nato alcuni anni fa, che è il registro del diabete 1. Pur con molte difficoltà, naturalmente è inutile dirvi che tutto è rose e fiori, pur con molte difficoltà, però il registro del diabete 1 sta facendo i primi passetti e va avanti.
Questo argomento che riguarda la tecnologia, amici miei, voi sapete benissimo cos'è la tecnologia, i costi della tecnologia, tutto quello che ci sta dietro, per cui da una precisa e chiara proposta di alcuni anni fa, finalmente devo dirvi, stiamo abolendo, sono abolite le gare provinciali, non è più possibile che ci siano diritti diversi da provincia a provincia e a seconda dei capricci del direttore generale di turno. A seconda della posizione in cui si trova il paziente. Noi stiamo facendo, siamo già alla fine, una gara, un acuto regionale, quindi un'unica gara regionale, dove finalmente, ripeto, ogni persona con diabete, ogni bambino con diabete delle varie province avrà gli stessi diritti e direi le stesse facilitazioni. Abbiamo scartato, ma chiedo il vostro parere anche, perché qualunque consiglio è utile, la procedura adottata finora che era quella degli acquisti, perché riteniamo, è ovvio, che ormai con la tecnologia, cambiando la tecnologia, 6 mesi in tecnologia corrispondono a 6 anni, non è più possibile acquistare apparecchiature, ma la proposta che stiamo portando avanti, non proposta, l'operatività che stiamo portando avanti è quella del noleggio dell'apparecchiatura. Per cui se nasce un'apparecchiatura nuova, dopo 6 mesi noi togliamo quel tipo di apparecchio, paghiamo all'azienda quello che ha fatto, ovviamente mettiamo una tecnologia più avanzata. Io non vorrei annoiarvi con questi discorsi, ma questo è quello che stiamo facendo con la tecnologia. Siamo tutti convinti, ripeto, che bisogna monitorare tutte le persone con diabete, soprattutto in un momento in cui purtroppo i numeri dei diabetologi stanno scarseggiando e in cui i pazienti diabetici ovviamente aumentano. Guardate, questo è stato premiato, questo lavoro, perché dopo anni in cui si tagliava continuamente, finalmente in Sicilia sono rinati, direi, le unità complesse di diabetologia. Quindi finalmente questo ha creato dei centri, potremmo dire, di riferimento, le quali unità complesse nascono con lo scopo precipuo di fare integrazione, ovviamente, all'interno dell'ASP, con tutto quello che c'è a livello territoriale. Grosso modo questo è quello che l'organizzazione, con un'ultima cosa che vi dico, che in quest'ultima commissione, appunto, che è stata abbastanza corposa, lunga, si è deciso di dare via un rinnovo del PDTA per quanto riguarda la gestione integrata, ancora una volta inserendo i farmaci innovativi, che per me continuano ad essere innovativi e non nuovi, ovviamente, ma sono sempre innovativi, perché oggi noi, dico una banalità, noi siamo nelle condizioni di poter dire quanto deve vivere il diabetico che curiamo, quanto deve vivere se non gli diamo i farmaci innovativi, quali complicanze deve fare, quale qualità di vita deve avere, per cui lì stiamo lavorando, stiamo già operando, se avete suggerimenti mandatemeli per favore, sarei grato. Stiamo cercando di rinnovare con la terza versione del PDTA diabete adulto. Stiamo cercando, abbiamo lavorato con la commissione diabete giovanile, stiamo cercando di anche lì di rafforzare il PDTA diabete tipo 1, che purtroppo, permettetemi di dire, è veramente un disastro. Perché questa faccenda della transizione, la faccenda è veramente, secondo me, un disastro dappertutto, anche in Sicilia. Questo riguarda, ripeto, la tecnologia. Grazie. Ok, mi fermo qua allora. Grazie, professor Provenzano. No, ma più che noi darle degli stimoli, lei che l'ha dati a noi, perché mi sembra che le cose che avete fatto in Sicilia ultimamente siano importanti e notevoli, quindi è un notevole passo avanti. Un complimento. La cosa che ho sempre cercato di dirmi nella mia vita è che devi complimentarti per quello che cerchi di fare, non per quello che hai fatto. Nel 2000, quando io ho cominciato a occuparmi di tecnologia, nel 2003 non esisteva, vi do questo dato, non esisteva la voce accomodato gratuito dei microinfusori per i diabetici. Ci siamo incatenati davanti all'assessorato, il mio lavoro è sempre stato affiancato, o affianco io in realtà loro, dall'associazione di volontariato, e vi suggerisco che lavorare con le associazioni di volontariato in termini proprio di pari dignità, addirittura dico di maggiore dignità, perché loro sono portatori di interesse, è quello che ci può permettere forse di raggiungere dei veri risultati, ma in ogni caso di fare un lavoro che sia sempre più etico nel vero senso del termine. Tutto quello che ci ha detto è così come per i colleghi precedenti è seguito da 367 persone tra Facebook e Zoom, quindi vuol dire che non solo il diabete è un tema sempre molto caldo, ma ci saranno anche operatori sanitari di tutte le regioni e cittadini e pazienti che ci stanno seguendo, perché chiaramente direttamente interessati. Quindi grazie del suo intervento, professor Provenzano. Allora, professor Tonolo, per quanto riguarda, come dire,
i nuovi parametri di monitoraggio, il timing range e così via. Qual è la ricaduta in termini assistenziali economici che voi vedete? Nel senso che sta cambiando anche il modo di monitorare questi pazienti, che devono essere sempre di più quelli da monitorare, come abbiamo sentito anche il professor Provenzano e gli altri colleghi. Quindi qual è l'impatto reale di questa, della tecnologia del timing range sulla gestione del paziente diabetico? Sì, prego. Io ringrazio per l'invito e se posso avrei due minuti per riattaccarmi prima a ciò che ha detto il collega delle Marche, perché anche noi in Sardegna abbiamo una cartella unica diabetologica, naturalmente la cartella delle Marche, che è nata lì, quindi è una cartella che permette la condivisione dei dati, quindi può sembrare banale, ma il ragazzo di Nuoro che viene a fare la stagione in Gallura e ha il diabete, non è che ha bisogno di me e bisogna fare telefonate, eccetera. Apro la cartella e vedo tutto quanto. Quindi una specie di fascicolo sanitario elettronico del diabetico in Sardegna. Nella stessa cartella clinica, tra poco, ma questione di giorni, avremo la possibilità di scaricare tutti gli esami di laboratorio fatti automaticamente, il che significa non doverli mettere manualmente, evitare gli errori e avere la possibilità di averli in tempo reale. In più, stiamo cominciando anche sempre nell'ambito di telemedicina e di tecnologie. Il professor Gabriele è venuto anche a trovarci, quindi ci ha bacchettato perché ci ha fatto capire che telemedicina è un qualcosa di molto più avanti di quello che noi facciamo, ma noi ci proviamo. Abbiamo per esempio un sistema, sempre nella cartella elettronica, clinica, che permette di fare la foto dell'occhio al paziente con un algoritmo. La macchina dice se è a posto o se bisogna farlo vedere dall'oculista. Vedere dall'oculista significa inviare l'immagine all'oculista, il quale poi decide se vedere il paziente. Questo riduce notevolmente tutti i passaggi per il paziente. Abbiamo un progetto di televisita che abbiamo iniziato con la Maddalena, l'abbiamo fatto vedere a professor Gabrielli, perché è un'isola nell'isola, quindi è complicato, logicamente. E poi c'è tutto il telemonitoraggio che qui entro nella domanda del timing range, e che oggi ha cambiato completamente i parametri, perché come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, noi dovevamo aspettare 3 mesi per capire se un cambio di terapia aveva avuto qualche esito nel paziente. Oggi nel giro di una settimana, due diciamo, abbiamo la possibilità di vedere che qualcosa è cambiato. Il timing range è un nuovo parametro che noi lo utilizziamo oggi tra, il timing range si intende stare tra il 70 e il 180, il che va bene, ma fino a un certo punto, perché anche lì dovremmo lavorarci. Perché se uno dovesse passare tutta la giornata con 180 è in range, ma non va bene. Quindi anche lì bisognerà cominciare un po' a rifinire. Tant'è vero che per alcuni pazienti, alcuni strumenti lo permettono, il time range io lo modifico da 70 a 140, perché pretendo un pochettino di più. Magari non avrò il 100%, però ho un parametro che un po' che mi soddisfa di più. Accanto al time range c'è anche il coefficiente di variazione, che è un altro parametro importante. Quindi il trovarsi con un timing range elevato, il coefficiente di variazione che risulta essere piccolo, permette di poter dire che il paziente va bene. Perché dico questo? Perché l'occhio di un diabetologo va bene. Ma siccome io sono molto fanatico del task shifting, quindi del travaso di alcune capacità sempre considerate magari per un certo periodo solo di pertinenza del medico agli infermieri, permette anche agli infermieri di poter vedere con 4-5 parametri se quel paziente va bene. E questo perché con la possibilità che tra l'altro anche ci ha dato il nostro assessorato, che tra poco avremo 24.000 pazienti diabetici insulino trattati in monitoraggio, più alcuni con il closed loop e altri sistemi, insomma col flash glucose monitor avremo 24.000. È chiaro che avere 24.000 aiuta il paziente di per sé, perché com'è, e questa è un po' la domanda, il paziente stesso, vedendosi come sta andando, riesce ad andare meglio. E particolarmente ci sono degli studi che fanno vedere come il flash glucose monitoring, già mettendolo, fa calare la glicata di quasi un'unità, senza aver fatto nulla. È solo il paziente. Paziente ben istruito, logicamente, perché questo dipende dal numero delle scansioni. Se non si fanno almeno quelle 15-18 scansioni al giorno, il risultato è poco. E in effetti devo dire che
il sistema delle scansioni mi piace di più rispetto all'evoluzione adesso del Libre 3 che non fa scansione, perché lo si dimentica un po' lì. Il sistema va, poi a fine giornata me lo guardo, ma non sono stato costretto a vedere durante la giornata come sto andando e quindi modificare in quel momento, non vedere a posteriori, modificare in avanti. Ho la possibilità di vedere il monitoraggio, perché io nel mio ambulatorio virtuale vedo i miei pazienti che hanno il flash glucose monitor ed oltre a quelli che hanno altri sistemi di monitoraggio. C'è la possibilità di vederli in tempo reale, c'è la possibilità di vederli, tra virgolette, in telemedicina, telemonitoraggio, e quindi il paziente non ha bisogno di muoversi per una giornata per venire da me e farmi vedere lo scarico. Mi manda magari un WhatsApp, mi guardi il successo, tra l'altro, mentre stavo venendo qua in taxi dall'aeroporto, che un paziente mi ha chiamato che non ci capiva niente, mi sono andato a guardare il monitoraggio e abbiamo cambiato alcuni settaggi della pompa. Perché dico questo? Perché è tutto bello, ma ci vogliono le risorse. Perché adesso comincia a essere che siamo sommersi. Ieri, prima di andarmene, ma questo capita a tutti i miei colleghi, stavo per chiudere, compare una mail con una richiesta. Poi compare un WhatsApp e vai a vederti l'altro monitoraggio. Ho finito alle 8, perché alle 8 ho detto, beh, basta, spendo tutto. Cioè, bisogna da un lato normalizzarlo e dall'altro, e questo è un argomento che probabilmente, sicuramente, anzi, abbiamo preso in considerazione con il professor Gabrielli, monetizzarlo in qualche maniera. Perché per adesso io sto facendo queste cose, il direttore generale della mia azienda si fida, ma in teoria io magari non ho nessun paziente davanti per tutta la mattina, e cosa stavi facendo, Tonolo? Ecco, stai guardando il giornale. Quindi bisogna anche cercare in qualche maniera di monitorizzarlo. Sicuramente c'è un cambio molto grosso che si scontra con quello che è stato detto anche dai colleghi precedentemente, la burocratizzazione purtroppo ancora mette degli ostacoli. Alcune cose sono superate, per esempio anche noi come nelle Marche i presidi vecchi, quindi gli aghi per la penna, vengono dati con un sistema elettronico su una piattaforma Marno dalla nostra cartella clinica, e il paziente, se è di Olbia ma si trova a Cagliari, lo ritira a Cagliari. La farmacia di Cagliari sa che il paziente non ha ritirato a Olbia il giorno prima, e quindi è tutto un sistema che permette al paziente la maggiore, per quanto possibile, qualità di vita, o almeno avvicinarsi a una qualità di vita migliore di quella che poteva avere prima. Tutte queste cose si hanno, come abbiamo detto, sì, richiedono però delle risorse. Io quello che penso che manchino fondamentalmente, e non me ne vogliono i colleghi perché mancano anche i diabetologi, ma soprattutto mancano gli infermieri. Perché se io riuscissi, e io sono in una situazione d'oro, perché ne ho 6 di infermieri, ma riuscissi a averne 10-12, avrei la possibilità di avere la postazione di monitoraggio di tutti i pazienti, di essere tranquillo e sereno che tutto fila liscio, perché saprei che sono tutti controllati. Mancano soprattutto gli infermieri, e questo è importante perché stiamo andando verso portare la diabetologia, ma tutta il cronico, nella periferia con le case della salute. Quindi ci sarà bisogno di personale istruito, di sistemi di telemedicina che permettano di comunicare, perché credo che in Gallura ci saranno 9 case della salute. È impensabile che ci sia un diabetologo in ogni casa della salute. Quindi l'unico modo è quello di comunicare con dei filtri, per cui ci sarà del personale infermieristico preparato nella casa della salute. Quando non riesce, comunica col personale infermieristico della diabetologia e a scaletta fino al medico. Quindi penso che sia, da un certo punto di vista, è entusiasmante. Da un certo punto di vista bisogna vedere se poi ce la faremo. Certo, la questione, grazie anche per aver puntualizzato quelli che sono i nuovi parametri, l'importanza dei medesimi. Come ricorda lei, bisogna ancora lavorarci sopra, ma sicuramente questo dovrà diventare un patrimonio in tutta l'ambiente diabetologico, perché è chiaro che la tecnologia pone i nuovi sistemi di controllo e monitoraggio, ed è impressionante. Sempre niente, avere un sistema flash o un sistema di monitoraggio fa diminuire di 1 l'emoglobina glicata senza fare nulla, che vuol dire che il paziente, quando riesce a automonitorarsi, in qualche modo risponde in un certo modo. Quindi vuol dire che questo è, credo che sia già una, la tecnologia, già l'uso cura, insomma, poi utilizzata naturalmente nella sua potenzialità. Siamo in una media dove è chiaro a tutti, a chi non fosse chiaro,
il diabetico prima controllava la glicemia prima di mangiare e certo. Trovava 110. Ah, che bello! Da un 110 in salita, stabile o discesa? Questo lo dice il monitoraggio. E cambia completamente la cosa faccio nel momento del parto. Quindi cambia tutto completamente. Grazie, professor Tonolo. Allora, dottor Trentin. Posso? Prego, Petrelli, no, prego. No, sono una battuta per il collega della Sardegna. Una battuta per il collega della Sardegna, no? Che come ha detto si sono ispirati e stanno andando velocissimi, perché loro adesso hanno quello che era il nostro ingegnere informatico della nostra regione, l'ingegner Conti, adesso lavora da loro e quindi ci supereranno, perché è veramente un vulcano. E sono contento di sentire tutte queste belle cose che sono già state fatte. Complimenti. Grazie. Formiamoli questi ingegneri però, allora, a questo punto, almeno uno per regione, non è che possono la regione fregarsi ingegnere uno con l'altro. Ci freghiamo gli ingegneri, dai. Andiamo alla formazione, che questo è importante. Siamo? Dottor Trentin, prego. Eccoci, buongiorno, buona mattina, grazie dell'invito, ringrazio insomma il dottor Zanon, di cui io faccio subito una sua, faccio propria una sua considerazione: se non c'è salute non c'è economia, quindi bisogna investire in salute per mantenere in moto la macchina economica e il sistema economico del nostro paese. Questo non è molto chiaro alcune volte, anche la riflessione che c'è stata precedentemente, dell'assessore Niedu, che parlava di questa discrepanza tra il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute, che alcune volte non riescono a aprire un dialogo. Vorrei fare giusto due considerazioni importanti su quello che ha affermato e ha dichiarato il nostro assessore alla sanità, il dottor Mario Niedu. Tecnologia FGM a 24.000 persone, è un aspetto molto molto importante, perché si apre questo tipo di tecnologia anche al diabete di tipo secondo insulino trattato, che è una vera novità. Noi eravamo la regione in Italia con la più grande limitazione per l'accesso alla tecnologia FGM. Ricordo la limitazione al 30% dei bambini col diabete di tipo 1, al 17% dei diabetici del tipo 1 adulti e al 9% del diabete. Questo l'abbiamo oramai superato, infatti parlava l'assessore Niedu di rivoluzione copernicana nell'ambito della tecnologia FGM, effettivamente si sta muovendo. Però vorrei fare anche una riflessione critica, perché è vero sì che ha le dichiarazioni importantissime, però ad oggi abbiamo raggiunto quota 7.000, mancano 17.000 pazienti che possano utilizzare questa tecnologia, per cui bisogna accelerare, mettere in moto tutta la macchina burocratica. Sappiamo che ci sono tanti tempi, che sono alcune volte molto molto lunghi, però faccio una mia riflessione già fatta da altri colleghi, che le persone con il diabete hanno dei tempi che sono diversi dai tempi della politica, in questo caso la politica in generale, intendo dire, per cui bisogna accelerare in questa direzione. Apprendo dall'assessore che è stata approvata le linee guida di indirizzo. Ricordo che la rete sarà diabete, quindi anche io sono presente nella consulta della diabetologia, che è stata riavviata l'anno scorso a giugno, quindi al tavolo tecnico istituzionale, che è molto importante per avviare tutta una serie di dialoghi all'interno tra comunità scientifica, associazioni di pazienti, istituzioni sanitarie. Le nuove linee di indirizzo per la prescrizione dei sensori CGM e dei microinfusori. Abbiamo lavorato circa un anno a questa delibera e spero che si possa essere pubblicata in tempi brevissimi, perché oramai il bando è stato fatto, per cui l'assenza delle linee di indirizzo metterebbe in grossa difficoltà un po' tutta la macchina sanitaria regionale. Vorrei fare anche una considerazione su un aspetto che molto spesso viene trascurato. Si parlava di investimenti di PNRR, scuole diabete. Scuola diabete, noi siamo l'unica regione in Italia, probabilmente, adesso non so se qualcuno mi può smentire, ma non abbiamo neanche un protocollo d'intesa, non una legge regionale, che consenta la formazione del personale docente e non docente, ma soprattutto un percorso di inclusione del bambino con il diabete a scuola. Lo dico con cognizione di causa, perché sono un insegnante, quindi io sono una persona che ha il diabete di tipo 1 da 40 anni, ma sono anche un insegnante. Mi trovo a vivere
questo nella quotidianità, cioè non abbiamo un percorso di inclusione del bambino con il diabete a scuola. Si dovrebbe investire anche in questo ambito, in modo particolare proprio per la Sardegna. Mi riaggancio anche a quella considerazione fatta da dottor Tonolo, che faccio anche mia, che l'aspetto legato alla alcune volte la persona con il diabete che deve essere educata, e la centralità della persona con il diabete educata è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché molto spesso come diciamo mondo associativo ci si perde tra l'idea della battaglia per la rivendicazione del diritto alla salute, la dimensione del diritto la chiamo io, o quella la cosiddetta dimensione clinica, cioè le associazioni che si occupano di erogare servizi. Io direi che invece le associazioni dovrebbero invece, più che erogare servizi, fare in modo di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale e non riorientare verso un sistema, diciamo, privato o magari privato convenzionato dei servizi che potrebbe erogare il centro di diabetologia. Parlo dello psicologo, parlo ad esempio del podologo. In Sardegna non c'è un podologo, è una figura mitologica. Il podologo non c'è in nessun centro di diabetologia. Ricordo che circa l'1,8% delle persone con il diabete in Sardegna gli viene valutato il piede, per cui non abbiamo né un PDTA, chiaramente siamo in gravissimo ritardo nell'ambito del piede. Per cui qual è la dimensione delle associazioni? Dovrebbe essere una dimensione di tipo psicosociale, cioè una dimensione che è quella proprio educativa, dove proporre al sistema, quindi essere soggetto proponente al sistema sanitario nazionale come stakeholders del sistema, tutti quegli aspetti che sono legati all'educazione, all'empowerment del paziente, cioè educazione nell'ambito alimentare, educazione all'esercizio fisico. Tutti questi aspetti sono aspetti strategici per favorire la crescita, cioè il ruolo sociale. Qual è il ruolo sociale di una federazione di associazioni? È quello di favorire il dibattito pubblico, favorire la creazione di un'opinione pubblica e fare cultura nell'ambito del diabete attraverso l'educazione. Faccio solo un'ultima citazione, che è quella di Comenio, che diceva che praticamente l'educazione è il più potente mezzo di emancipazione per tutte le persone. Sì, grazie all'intervento che ha chiarito anche quello che c'è ancora da fare. Comunque mi sembra che la Regione Sardegna si sia mossa in maniera importante. È un'attività che si è avviata, diciamo, negli ultimi due anni c'è stata un'accelerazione in alcuni passaggi, come abbiamo appunto riconosciuto. L'accelerazione sugli FGM è stata strategica, fondamentale. La riavvio della consulta della diabetologia. Ricordo che siamo probabilmente una delle pochissime regioni in Italia ad avere un registro di patologia, che è stato diciamo all'unanimità votato da tutto il Consiglio regionale. Insomma, alcuni passaggi sono fondamentali, però arriviamo da veramente molto lontano, perché eravamo probabilmente il fanalino di coda della diabetologia in Italia per quanto riguarda l'accesso, non so, alle tecnologie, i PDTA. Noi siamo indietro anche sulla rete diabetologica, come ha detto anche l'assessore, e lo confermiamo noi anche come pazienti, i diabetologi vanno in pensione e alcune volte non vengono sostituiti. Quindi nel centro di diabetologia non mancano alcune figure come lo psicologo, il podologo, l'educatore alimentare, ma manca proprio il diabetologo. E la maggior parte dei centri di diabetologia in Sardegna si basa solo sul diabetologo. Però posso, mi permetto di dire una cosa prima di dare la parola a Rita Lidiastare, che si è ricollegata. Io credo che questa, l'ho sentito anche l'altro giorno al neo segretario della NAO, questo rimarcare la differenza tra il Servizio Sanitario Nazionale e il mondo privato della sanità di questo paese, e questo riguarda naturalmente anche la diabetologia. Tre però note fondamentali. Non esiste, dal punto di vista delle strutture sanitarie private, un vero privato puro in questo paese. Il 90% dei proventi delle strutture private sono finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale. Il dramma è che il vero privato puro sono i 35 miliardi di soldi che la gente tira fuori di tasca propria, l'out of pocket, che va a aggiungersi al Servizio Sanitario Nazionale, il quale però, un po' miope, legato a vecchi concetti, quando anche il diabetologo che va in pensione, invece di dirgli: senti, guarda come si fa nel mondo anglosassone, fai il senior, stai qua, continua a dare un supporto, eccetera, non vede l'ora di dargli un calcio nel sedere, perché così comunque i soldi, no? Cioè, quadriamo quelli che sono i costi primi su cui si va a risparmiare il personale. E cosa fa il diabetologo? Il diabetologo va a lavorare alla struttura privata. Ci sono un sacco di miei amici che hanno
hanno più di 67 anni, che sono ancora attivissimi e lavorano nelle strutture private convenzionate. Quindi mi sembra che proprio questo rapporto ideologico tra pubblico e privato vada rivisto, e vada rivisto anche in termini di concretezza, perché questa è poi la realtà. Questo vale per i diabetologi, ma vale per i cardiologi, vale per gli anestesisti, se vale nelle terapie intensive, le strutture private, è pieno di ex primari che, con grandi esperienze, che fanno gli anestesisti, gestiscono. Quindi è un po' un sistema che va ripensato. Rita Lidia Stare, grazie, grazie, sei tornato a Motore Sanità. Perché l'Emilia Romagna è così restia a usare la tecnologia? È molto restrittiva, mentre, come abbiamo sentito oggi, ormai tutti i diabetologi dicono che il monitoraggio di tutti i pazienti con diabete è assolutamente fondamentale, perché migliora la presa in carico, migliora i risultati. E quando la stessa Commissione dell'Unità Europea, nel concetto di disruptive innovation, ha proprio detto all'innovazione dirompente, tra l'innovazione dirompente ha posto proprio l'autonomizzazione della gestione del paziente diabetico, la capacità di autogestirsi. Perché l'Emilia Romagna è così poco propenso a usare la tecnologia? A te la parola, Rita, grazie di essere con noi. Grazie, grazie a voi, buongiorno, grazie e saluto tutti, quelli in presenza e quelli collegati. E intanto mi spiace, ma devo dire che avete delle informazioni sbagliate. L'Emilia Romagna non è affatto restia, per esempio l'ultima delibera che è uscita adesso e vede il flash a tutti i pazienti di tipo 1, a tutti indistintamente, vede il flash glucose monitor per una parte dei pazienti di tipo 2 e vede anche il flash 2 per chi ne ha necessità, è sempre il medico che decide. Inoltre non abbiamo limitazioni di accesso per tutta l'età pediatrica, non vanno neanche in gara i bambini, possono accedere a qualunque cosa anche fuori gara, quindi mi sembra, non abbiamo, le gare che sono state fatte hanno risposto perfettamente ai bisogni dei pazienti. Io, per quello che mi riguarda, il mio parere, cioè è chiaro che tutto questo avviene con la nostra, con il nostro benestare, quindi io le firmo le delibere insieme alla regione, quindi ne sono consapevole. Io forse sarei un pochino più restia, addirittura secondo me diamo anche troppo rispetto all'uso che ne fanno i pazienti, perché noi abbiamo raccolto i dati e vi assicuro che di tutti questi device, strisce e quant'altro, 30% non viene neanche utilizzato, e di quell'altro che rimane la metà lo utilizza ma non usa quello che raccoglie, non usa i dati per adattare la terapia. Quindi il lavoro da fare è molto diverso, inutile che diamo. Spesso i pazienti si lamentano, voglio l'ultimo device è uscito, adesso parlano, voglio quel CGM, non li sanno neanche usare. Li vogliono solo perché sono nuovi, perché magari su internet hanno visto che sono, e poi alla fine non li sanno neanche utilizzare. Quindi l'Emilia Romagna è una regione generosa, è una regione che risponde assolutamente ai bisogni dei pazienti. Io rappresento 270.000 persone in Emilia Romagna e rappresento 20 associazioni. Per carità, ci sono molti problemi e molte cose da aggiustare, e sicuramente dobbiamo lavorare ancora perché tutto è perfettibile, però dal punto di vista dell'accesso, diciamo, sia ai farmaci che ai device, noi non abbiamo problemi. Adesso Nota 100, si sta facendo molta formazione, ovviamente. Io non voglio un trascrittore, io voglio un prescrittore. Quindi io voglio che il medico di medicina generale sia in grado di fare un piano terapeutico serio, che sia in grado di prescrivere, che ha capito quello che sta facendo. Quindi è una cosa molto importante. Quindi da questo punto di vista qui, io invece non trovo che la regione Emilia Romagna, trovo che invece sia una regione molto attenta, molto oculata nello spendere, e noi siamo assolutamente d'accordo con questi percorsi. Quello che manca un po' su tutta Italia, per esempio, è un registro di patologia. Noi non siamo in grado di andare a verificare se quello che diamo corrisponde a un esito clinico favorevole. Questo non lo possiamo misurare, oggi non lo sappiamo fare. Non abbiamo questi registri, quindi non siamo in grado. Molto, l'Emilia Romagna solo per i device spende 18 milioni di euro, quindi probabilmente di quei 18 milioni ne potrebbe risparmiare un bel po' con un certo tipo di discorso. Se un paziente le cose non le usa correttamente, gli vanno tolte.
Non abbiamo nessun vantaggio. Io tutti i giorni ricevo lettere di protesta da persone che hanno diabete tipo 2 e fanno solo metformina e pretendono strisce o device. Non gli servono, non gli servono, non le devono avere. Tolgono risorse a tutti. Cioè questi sono soldi di tutti. Quindi da questo punto di vista l'Emilia Romagna, secondo me, con tutto quello che c'è da fare, per carità, tanto, però io non ho critiche da questo punto di vista alla regione che in qualche modo rappresento. Abbiamo lavorato tantissimo sulla scuola, è l'unica regione dove insegnanti fanno l'insulina ai bambini, dove abbiamo dei percorsi di formazione nelle scuole strutturati ed efficacissimi. Abbiamo altri problemi, questa è una regione che è sempre lenta, è un diesel, poi magari quando mette in moto le cose stanno fatte, però delle volte parte un po' più tardi e questo ce lo dobbiamo dire, però siamo stati i primi per esempio ad avere la delibera del flash glucose monitor e i primi a erogarlo, quindi voglio dire alcune cose non è così come sembra. Quello che io invece vedo è una certa lentezza anche da parte dei professionisti delle volte alla prescrizione, quindi un po' di inerzia terapeutica la vedo, un po' di inerzia terapeutica anche nella prescrizione dei device, quindi questo sì c'è, però è il professionista, è il medico che decide in base al suo paziente, in base a quello che io rispetto la scelta del medico, magari ci si può parlare, ci si può lavorare, vediamo che ci sono disparità all'interno della regione, ci sono centri che prescrivono e anche riescono a come dire, controllare meglio l'uso che ne fanno i pazienti dei farmaci e dei device, ma ci sono altri magari un pochino più restii, però io credo che a monte ci debba essere una responsabilizzazione del paziente. Abbiamo diritti, ma abbiamo anche dei doveri. Su questi doveri del paziente spesso non ci si sofferma, invece io credo che il paziente abbia il dovere di aderire alla sua terapia e di utilizzarla correttamente, che siano device o che siano farmaci, questo spesso non accade e quindi c'è molto da lavorare. Guardate che se voi foste come noi molto attenti sui social, io vedo tutti i giorni gente che regala l'eccedente. Cioè c'ha dell'eccedente, il servizio sanitario, roba del servizio sanitario, lo regala perché ce l'ha in più. Allora su questo dobbiamo ragionarci, io posso essere anche generoso nei confronti di qualcun altro, ma la mia generosità la devo pagare io, non la deve pagare il mio servizio sanitario. E su questo c'è anche un'altra parentesi da aprire. Quello che invece per me è importante è dire, rispetto al PNRR, noi abbiamo delle grandi opportunità, però attenzione, perché io stamattina ho sentito anche un po' di confusione su quelli che sono, su come devono essere utilizzati i soldi del PNRR. Noi li possiamo utilizzare per mettere in piedi delle strutture, ma quello che ci va poi dentro quelle strutture ce lo deve mettere la regione, non viene, come dire, miracolosamente da qualche parte, quindi le regioni devono essere anche molto attente. E rispetto alla disparità delle regioni si sono sentite tante cose anche molto interessanti, però attenzione, al di là di tutto molte regioni non applicano neanche i LEA, parliamo dei LEA, livelli essenziali di assistenza, non soddisfano i bisogni dei pazienti, sono regioni che li applicano anche molto di più, regioni molto di meno. Io una critica che faccio alla regione Emilia Romagna, che negli ultimi anni è un po' migliorata, però è quello di rispetto alle delibere di AIFA arriva sempre un po' in ritardo, secondo me magari dopo mesi, però io devo anche capire il perché, come se ognuno avesse il suo piccolo AIFA regionale, ecco, questo un po' mi secca, mi dispiace, perché toglie opportunità, però non sono in grado di valutare se questo è corretto o non è corretto, perché tutto sommato le cose poi ci sono e rispondono ai bisogni. Invece quello che in generale noi vediamo è una disparità anche nella preparazione e nel contributo che le associazioni dei pazienti possono dare al sistema.
quello che per me diventa, per noi poi di Diabete Italia, io sono nel comitato direttivo di Diabete Italia, sono stata la vicepresidente, e noi dobbiamo arrivare ad avere una certificazione delle associazioni, dei rappresentanti delle associazioni che siedono ai tavoli istituzionali, perché se io sto a un tavolo istituzionale per avere un ruolo consultivo, che qualcuno decide per me, mi dà il contentino, che fa finta di dirmi qualcosa di cui magari non ho neanche capito, ecco, questo succede purtroppo in molte regioni e questa è una cosa che va superata. Quindi bisogna lavorare molto di più sulla formazione dei pazienti, ma anche delle associazioni, perché è solo un'associazione formata che ha i requisiti per starci a quei tavoli, è in grado di difendere, di sostenere, ma anche di capire fino a dove le cose sono sostenibili, perché io posso chiedere qualunque cosa, però il valore di un farmaco, per quanto importante, di un device importante, se non me lo posso permettere è nullo. Quindi è chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per potercele permettere le cose, e dare la cosa giusta alla persona giusta non è facile, e il paziente vorrebbe tutto, tutto subito, anche se non lo usa, non funziona così, bisogna ragionare, bisogna far capire che certe cose sì e certe cose no. Se un medico prescrive a una persona col diabete tipo 2, gli prescrive, gli dice ti devi controllare la glicemia, è obbligato a prescrivergli le strisce, quello che gli serve. Se non glielo prescrive è un conto, ma se lo prescrive glielo deve dare. Quindi da questo punto di vista diciamo che c'è un po' di lavoro da fare, un po' in generale in tutta Italia. Ecco, io non trovo la regione Emilia-Romagna che sia così restrittiva o non generosa. Io forse toglierei ancora delle cose, o aggiusterei quel tiro anche da questo punto di vista qua. Lo dico, probabilmente questo non piacerà a molte persone, però bisogna che ce le diciamo queste cose, diversamente quella coperta la tiri da una parte, la tiri dall'altra, sempre quella è. Quindi su quelle cose dobbiamo andare a mettere un po' di paletti e a ragionare meglio. Quindi io spero che si facciano i registri di patologia, si vada. Noi abbiamo un PDTA del piede favoloso, ci abbiamo messo 3 anni a farlo, viene applicato solo in alcune aziende ASL, in altre non viene neanche applicato, dove è stato applicato risultati eccezionali. Quindi da cioè è inutile anche fare tante delibere regionali, noi abbiamo sulla carta abbiamo tutto, poi l'applicazione sui territori, c'è l'autonomia aziendale che spesso è disattesa, ma spesso anche le associazioni che monitorizzano, che stanno in quelle aziende, non hanno poi quei requisiti, quelle competenze da poter essere in grado di rivendicare e collaborare correttamente per l'ottenimento di quelle che sono norme. Quindi c'è da fare, ecco, per carità, non dico mica che non ci sia da fare, però non è una regione poco generosa, è una regione oculata nello spendere, noi condividiamo questo perché sono soldi nostri. Bene, no, era semplicemente perché la regione Emilia ormai magari ha ragione, dalla rimborsabilità sulla tecnologia flash solamente nei pazienti in regime insulinico base al bolus, oltre che quelli col diabete di tipo 1, mentre altre regioni hanno allargato lo spettro, ma per carità, insomma, questo è un po', magari è una scelta anche giusta. Invece trovo logico il fatto che di non dare tecnologie che prende la metformina, perché insomma voglio dire, e trovo anche che sia più importante, come dici tu, anche andare per esempio ad seguire sul registro di patologie, anche nel follow up, quelli che poi insomma in qualche maniera pongono sul web e regalano strisce, roba di questo genere, che vuol dire che noi che si dà strisce a gente che in realtà non le utilizza, e quindi è inutile dargli. Quindi concordo perfettamente. Allora, noi siamo alla fine di questa bellissima giornata ampia, abbiamo sentito praticamente tutte le regioni, e che devo dire? Devo dire che il diabete è paradigma della malattia cronica, come ho detto all'inizio, tanto lavoro è stato fatto nelle varie regioni, anche proprio perché l'impatto sul numero di persone è enorme, è tantissima, la malattia cronica è probabilmente più diffusa. Tanto deve essere ancora fatto, ma piano piano, come dire, l'impatto della tecnologia, del monitoraggio, il time in range e così via sta aumentando in tutte le regioni italiane, chi un po' prima, chi un po' dopo. Vi sono ancora alcune cose da rivedere, perché quello che io vi ho detto all'inizio non è che sia stato
il succo della mia testa, insomma, ma in realtà proprio l'associazione dei pazienti vari e anche i colleghi nelle varie regioni hanno posto alcune criticità che, insomma, in qualche modo possono spingere le istituzioni ad andare anche oltre, criticità che io ho palesato precedentemente. Quindi in qualche modo questa roba sicuramente verrà messa all'interno di un documento di sintesi che non è solo la sintesi di quello che è avvenuto nella regione che vi ho letto all'inizio, ma anche di quello che è stato detto oggi, che è stato estremamente interessante. Quindi io credo che ancora una volta l'obiettivo che è di Motore Sanità è quello di far circolare le idee, quello in qualche maniera di fare pressione perché gli obiettivi condivisi da tutti vengano raggiunti, in qualche modo cerchiamo di assicurarlo e lo faremo, appunto, ripeto, mandando quello che voi avete detto in questi mesi che avete partecipato ai nostri eventi sul diabete e sul PNRR, in cui speriamo tutti che sia una, come dire, un tipo di organizzazione sia all'interno degli ospedali ma soprattutto a livello territoriale che abbia successo e che non passiamo i prossimi 20 anni, per carità, noi siamo anche contenti, organizziamo eventi a parlare come abbiamo fatto del rapporto tra ospedale e territorio, due palle, perché ospedale e territorio il rapporto praticamente non c'è, no? Cioè, vuol dire, è molto difficile trovarlo, e non vorremmo passare ad altri 20 e dire che cosa dobbiamo fare dentro le casette che costruiranno, perché poi la politica quando deve far vedere che fa qualcosa le casette le costruisce, perché te hai visto che ti ho fatto l'ospedale piccolo vicino a casa, alla casa di comunità, poi dentro non abbiamo i medici, abbiamo gli infermieri, non sappiamo bene come organizzarli, la tecnologia la compriamo, ma poi non c'è la formazione, come dice Francesco, e così via, e allora butteremo via altri soldi, che non va bene. In realtà questi 20 miliardi dobbiamo utilizzarli al massimo, perché non ci capiterà mai più di avere 20 miliardi in un colpo da investire nella sanità, anche perché i chiari di luna legati alla situazione economica, alla guerra, nel futuro non sono così rosei, e quello che il MEF ci fa vedere è che, passata la questione Covid, in rapporto al PIL il futuro scenderemo a 6,5 anche 6,3% lo stanziamento del PIL ipotetico adesso, e non sappiamo neanche quanto sarà quello dopo, perché, signori miei, saranno veramente cavoli amari. Quindi cerchiamo di, in qualche maniera, di sfruttare al meglio quelli che sono gli impegni enormi che questo paese ha nel campo della salute, perché abbiamo un servizio sanitario nazionale che viene difendersi, perché uno, tutto sommato, uno dei migliori ad assicurare a tutti, con luce ed ombre, comunque la possibilità di poter accedere e poter essere curato. Io ringrazio tutti voi della vostra partecipazione, vi faremo avere il documento, oltre che mandarlo a presenza della Camera del Senato, Commissione della Salute, a mandarlo a tutti gli assessori, direttori generali delle regioni, a tutti coloro che operano nell'ambito del diabete e naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato ai nostri eventi. Grazie a nome di Motore Sanità. Buon pranzo e arrivederci su questi temi e anche altri temi che continueremo a perseguire. Grazie ancora, grazie alla vostra partecipazione. Ciao a tutti.